Mi sentite, vero? Sì. Bene, proprio per un saluto e un ringraziamento per il campione, sì, noi ce lo ricordiamo ancora come campione. Ecco, poi è chiaro che insomma, dopo si fanno altre cose perché si cresce nella vita, però lo sport non l'ha mai abbandonato. Né per l'interesse, né, quindi questa è una gran cosa. Quando si cresce all'interno dello sport, credo che sia quasi impossibile abbandonarlo. E grazie a Paolo che ci porta sempre delle belle manifestazioni e delle belle persone. E grazie a Gabriele che ha curato, il nostro assessore che ha curato un po' tutta l'organizzazione. E io volevo solo dire questo: noi da un po' perseguiamo questa convinzione. Allora, lo sport praticato specialmente per i ragazzi, perché siamo convinti che sia una gran scuola e quindi continuiamo e cerchiamo di investire in questo. E lo sport anche legato al turismo. Quindi credo che l'argomento di stasera sia qualcosa di molto interessante. Gli investimenti sullo sport che ricadono anche sull'economia. Magari non sempre, no? Non sembra, non è così evidente questa cosa a tutti, però è vera, si tocca con mano e credo che stasera impareremo qualcosa in più proprio su quest'ambito. Quindi grazie ancora, grazie a voi che così ci avete dato credito a questa nostra serata per essere venuti qua con noi e io passerei la parola a Gabriele se vuol fare un saluto e poi passiamo a loro. Grazie. Mi unisco ai ringraziamenti del sindaco, ovviamente. Volevo solo dare un paio di notizie. Ecco, vedete sugli schermi una foto. La ragazza che vedete è Martina Barbierato. Allora, Martina l'anno scorso, Paolo correggimi, anzi prendi il microfono così integrerai quello che dico eventualmente, è venuta a Sala Baganza e ha ottenuto per la prima volta in Italia la misura minima per partecipare alle Paralimpiadi. Assolutamente sì, è Ecco. stata la prima, sì, abbiamo avuto l'anno scorso, quindi nel 2013, la prima volta in cui sono stati staccati i minimi, i pass in Italia almeno per fare le Paralimpiadi, poi quest'anno sono tornati e racconta pure tu cosa è successo, Gabri. Beh, il 2 di marzo Martina era qua con noi, ha gareggiato a Sala Baganza. In quell'occasione mi parlò del fatto che sarebbe andata ai mondiali a Dubai. Una chiacchierata piacevolissima perché vi garantisco che Martina è una persona deliziosa, come dicevo prima, è l'aggettivo che più mi sembra la descriva. Poi, insomma, ho aperto Facebook e ho visto la foto che vi ho portato stasera. Ho scoperto che a Dubai aveva vinto il campionato del mondo. È stata un'emozione grandissima per me. Insomma, io penso che Sala Baganza possa dire di averle portato fortuna e questa cosa mi ha fatto veramente un piacere immenso. È stata una gioia grandissima. Poi, visto che si vede che è il momento delle gioie, domenica sera ho ricevuto una telefonata alle 20 dal nostro amico Pelani, che a Sala conosciutissimo, mi ha detto: "Oh, sai che abbiamo vinto il campionato provinciale juniores", quindi insomma anche la nostra squadra di calcio ad un livello diverso, però insomma si è fatto onore. Il calcio è uno sport molto diffuso, essere campioni provinciali comunque vuol dire qualcosa. Insomma, è un momento in cui le nostre squadre salesi vivono un momento particolarmente felice. Abbiamo in sala il presidente del baseball, la squadra è partita fortissimo, siamo all'inizio della stagione, la pallavolo ha 3 squadre ai playoff, pallavolo che insomma, Roberto ben conosce il suo mondo, abbiamo il pattinaggio che è in crescita, prima parlavo con Alfredo Casacchi, appunto mi diceva di come alcune ragazze siano molto promettenti e prossimamente affronteranno delle gare importanti, insomma nel nostro piccolo Sala Baganza direi che è un luogo dove lo sport ha molta importanza, per cui abbiamo avuto piacere di chiamare Roberto, che è un grande formatore, uno,
diciamo, dei dirigenti sportivi più apprezzati d'Italia, forse l'Italia è anche stretto come attribuzione territoriale. Comunque, ecco, sicuramente può insegnarci qualcosa. Prima di salutarvi e lasciare la parola agli altri, volevo segnalarvi un'iniziativa degli amici del jazz, Al di là delle nuvole lungo i sentieri dell'armonia, con Fausto De Stefani, alpinista di fama mondiale, il 23 aprile prossimo. Vi invito già fin d'ora. Adesso lascio la parola a Paolo, non so se vuol far fare subito un saluto al presidente Cavazzini. No, lo chiamo io, lo chiamo sempre il mio presidente. A questo punto passo la parola al presidente Cavazzini. Bene. Io porgo un saluto a tutti voi. Qui rappresento i veterani dello sport, della sezione di Parma. Anche noi abbiamo una missione da compiere, che è quella di divulgare il più possibile i valori dello sport, perché abbiamo sempre creduto e crediamo sempre di più che lo sport abbia dei valori intrinsechi veramente che non si possono trovare in qualsiasi altra istituzione. Se appunto vogliamo esaminare un attimino il comportamento dei nostri giovani, più riusciamo a indirizzarli allo sport, più riusciamo a educarli nel modo più completo, perché se vedete, capita a tutti che una delle situazioni più difficili è l'integrazione ormai nel nostro paese, perché agli occhi abbiamo una quotidianità dove appunto gestire l'integrazione è sempre più difficile. Ecco, i bambini che fanno sport non assolutamente non sono percepiti da questo problema, perché per loro giocare e fare sport assieme ai bambini di colore o di altre religioni o di altri continenti è perfettamente una cosa normalissima, e quindi già questo è un traguardo, penso, che si può raggiungere con facilità. E perché i nostri bambini, lo sapete tutti, domani sono gli adulti, e che quindi se crescono con questo indirizzo, con questa educazione, avremo senz'altro molto meno problemi quando questi sono grandi e sono adulti. Poi lo sport è un veicolo inimitabile di conoscenza, dove l'amicizia è uno dei fattori principali. Sembra una cosa banale, ma essere amici è veramente uno dei componenti della nostra esistenza. Poi il ragazzo che fa sport si abitua ovviamente a impegnarsi, si abitua a soffrire, si abitua ovviamente a competere, qualche volta vince, molto più spesso perde, ma anche la sconfitta è una grande conquista, perché poi è quella che insegna veramente a stare in società e a impegnarsi poi quando sono grandi. Quindi noi come veterani cerchiamo nel nostro possibile di divulgare questi valori, questo spirito, dai giovanissimi ma anche dai più grandi, perché è spesso i più grandi che non riescono ad afferrare proprio nella loro completezza questi valori. Quindi per quanto ne possiamo cercheremo di impegnarci sempre al massimo per avere questi risultati. Io mi compiaccio con il sindaco, con l'assessore per questa iniziativa, perché tutto serve, francamente, tutto, qualsiasi sport ha una grande importanza, non è che lo sport più popolare è più importante di un altro. Alla fine i veri valori sono identici, anzi, sono forse gli sport meno popolari, sono anche da questo punto di vista i meno inquinati in qualche modo, no? Perché insomma è più facile con gli sport di richiamo.
calcio, eccetera, dove più che i giovani sono i genitori che tendono un po' a travisare i valori veri, quindi insomma, si fa fatica, mi dicono almeno gli organizzatori, i dirigenti delle società sportive giovanili, che tribolano di più a gestire i genitori che i ragazzi, e credo che sia anche vero. E poi ringrazio ovviamente l'amico Roberto, lui l'ho conosciuto bene, lasciatemelo dire, è veramente una persona di sport, ma di sport a 360 gradi, perché l'ha fatto da un punto di vista appunto operativo, oggi lo fa come dirigente, ma ad un livello altissimo. Io ho avuto modo, nell'esperienza di questi anni, ve lo posso dire, che Roberto ha una di quelle considerazioni che tutti noi avremmo possedere, perché io ho visto proprio anche in giro per l'Italia grandi personaggi, giornalisti, dirigenti altissimi, eccetera, hanno una considerazione di Roberto Ghiretti veramente esemplare. Io ne sono ovviamente molto soddisfatto, perché credo di essere un suo amico, e quindi credo di non essermi sbagliato quando l'ho considerato tale. Io sono sicuro che stasera ci darà una bella lezione della sua esperienza, della sua capacità, e quindi sono venuto volentieri ad ascoltarlo ancora una volta. Io vi ringrazio e ascolto come voi gli amici. Grazie. Grazie mille. Parto anch'io ringraziando tutti, ringraziando in particolar modo il sindaco e l'assessore, e partendo con questa prima parte, una piccolissima presentazione, in quanto con Gabriele nell'organizzare questa serata abbiamo detto: ma facciamo un punto della situazione, di quello che stiamo facendo, per vedere se si può riportare quello che stiamo facendo noi con la pesistica anche con gli altri. Dopodiché daremo la parola a Roberto, che sicuramente ci spiegherà meglio il tutto, ma intanto vediamo la case history della nostra società, dell'elettrofilia Labus Sparma, della pesistica sostanzialmente. Andiamo a vedere come come noi, la pesistica, che è un'associazione sportiva dilettantistica affiliata alla federazione, come una realtà territoriale, riesce anche con delle limitate risorse a essere un punto di riferimento nel territorio. Questo com'è che si può fare? Grazie alle relazioni che si sono costruite, quindi qua sono contento che ci siate tutti voi, alla progettualità che abbiamo fatto, alla responsabilità che noi abbiamo verso i nostri addetti e verso le istituzioni, le competenze che mettiamo in campo e con la credibilità che noi andiamo poi alla fine ad ottenere. Questo, insomma, lo facciamo grazie a una crescita generale del movimento. Questa crescita è data appunto grazie ai tesserati, agli sponsor, questo fa sì che il territorio ci dia le persone sulla quale la nostra associazione si basa, che sono il vero fulcro. Infatti oggi qui abbiamo tanti amici che vengono in palestra, ne sono contentissimo, e questo noi lo restituiamo al territorio grazie a questo valore appunto che riceviamo attraverso di loro, grazie ai loro principi. Questo si basa su questa tipologia di sistema. Noi partiamo assolutamente dalla passione, che è il fulcro, che è il vero centro del nostro sistema, perché in quello che facciamo noi ci mettiamo tutto il nostro cuore. Questo poi passa assolutamente attraverso l'agonismo, nel senso della competizione, nel senso di arrivare a vedere quella che la nostra passione ci porta a fare. Dopodiché abbiamo sicuramente l'accessibilità, che è fondamentale, perché non è un agonismo solamente per chi può vincere, ma è un agonismo per tutti, e soprattutto
anche per i ragazzi, in questo caso vediamo anche che abbiamo la Paralimpica, a cui abbiamo l'occasione anche di avere il campione italiano con noi che si allena da me. Ed è molto bello vedere lui quanta grinta dà a tutti gli altri ragazzi. E di conseguenza poi andiamo avanti vedendo anche la solidarietà. Sono contento di aver lavorato con i ragazzi di Special, che si sono divertiti tantissimo e ci hanno dato anche tantissimo. Anche noi credo che nelle settimane che sono venuti a popolare la palestra non ci siamo mai forse divertiti così tanto, perché sono stata un'esperienza bellissima. E questo però non prescinde dall'avviamento, perché con i ragazzi noi facciamo sempre tantissime cose, andiamo nelle scuole cercando di farli conoscere e di fargli piacere amare questo sport. E con i ragazzi poi facciamo un discorso anche sulla salute, in quanto è una prevenzione, per loro fare sport è fondamentale. Tanti ragazzi vengono che si sentono debolucci da noi appunto a fare pesistica ed escono che sono delle persone formate che poi saranno positive per tutta la società. Poi sceglieranno loro se continuare a fare pesistica o qualsiasi altra attività sportiva, ma di questo siamo sicuri di avere dei ragazzi che alla fine saranno dei ragazzi propositivi per la società. E alla fine appunto questo si dedica molto con l'etica. L'etica qui noi adesso farò partire un video che abbiamo presentato per i campionati italiani che abbiamo fatto juniores nel 2011 proprio a Parma. Ampakke vos, mes visi tokios pat spalvos. Plateau, nous sommes tous de la Mantua. In pedana, siamo tutti dello stesso colore. Мы на пьедестале все одного цвета. On the platform, we are all the same. E grazie a questa iniziativa sono molto contento, molto fiero qua di dirmi, perché Roberto mi ha premiato e anche il sindaco mi hanno rilasciato la medaglia che poi ci ha onorificato il Presidente della Repubblica appunto per questa tipologia di iniziativa. E ora infatti andiamo a vedere quali sono il cuore della nostra società, ovvero sono i praticanti. Abbiamo appunto anche gli sponsor che ci danno una mano per continuare appunto le nostre attività, le istituzioni che sono fondamentali per far sì che noi riusciamo a fare tutti gli eventi, come quello di questa sera, e poi abbiamo anche tutti i media che sempre ci stanno, e che vedo anche in sala, che ci seguono nelle nostre iniziative. E questo vuol dire che non abbiamo solamente una sola direzione, quindi non siamo rivolti solo al nostro pubblico, a chi ci finanzia o a chi ci dà una mano, chi ci reclamizza, ma appunto abbiamo tutte queste cose e le cerchiamo sempre di portare avanti. E ora qui
appunto questo si basa su due grandissime cose sostanzialmente, e una delle parti più importanti che andiamo qua a vedere anche stasera, di cui vedremo solo, di cui descrivo alcune, le ultime, sono gli eventi. Sugli eventi è stata l'organizzazione degli eventi per noi è fondamentale, riuscire a far vedere cosa noi proponiamo, cosa noi facciamo, nel modo in cui lo facciamo, ovvero raggruppando tutto quello che abbiamo visto prima appunto in queste sedi. Qui noi vediamo che i nostri eventi sono sempre riportati al miglioramento possibile e quindi puntiamo sempre a fare degli eventi di livello alto. Abbiamo portato a Salabaganza il Gran Prix d'Ercole, una gara di livello internazionale con tantissimi atleti, dopodiché abbiamo fatto a Modena i campionati italiani assoluti e abbiamo avuto l'occasione anche di avere un villaggio in cui hanno partecipato vari sponsor, in cui hanno avuto la possibilità di fare conoscere i propri prodotti e anche di una vendita diretta. E grazie a queste esperienze, a questi modelli, abbiamo riportato tutto questo anche nell'ultima gara che abbiamo fatto qui a Salabaganza, in cui appunto accennava prima Gabriele, ovvero la gara di distensione su Punk, in cui appunto avevamo sia un villaggio per la vendita dei prodotti, in cui le persone che sono venute sono state molto, molto contente, avevamo una parte per una promozione di altre associazioni di volontariato e una gara che è stata una gara che, pur essendo una gara regionale, appunto per questa tipologia di valori che abbiamo portato è stata riconosciuta dalla federazione come test di preparazione per i mondiali che si sono appena svolti a Dubai, e dove Martina ha appunto vinto l'oro negli juniores ed è stata la prima atleta in Italia a strappare i pass per le Paralimpiadi di Rio. Quindi qua vediamo come sono importanti tutti questi eventi per la nostra crescita. Un'altra cosa molto molto importante per noi è la comunicazione, e noi sulla comunicazione abbiamo cercato di fare una cosa il più giovane e più fresca possibile, insomma, avendo molti ragazzi, puntando soprattutto ad avere dei ragazzi in palestra, abbiamo aperto un pochettino più di un anno fa un sito, una pagina Facebook, in cui cerchiamo di avere il maggior numero possibile di mi piace, avere il maggior numero possibile di contenuti, quindi facendo vedere i nostri lavori, facendo vedere le interviste dei nostri collaboratori, facendo vedere le foto delle gare, facendo anche dei giochi e mettendo appunto anche delle immagini divertenti, insomma, quindi cercando di fare delle campagne virali per far sì che tutto questo venga sempre, la nostra società, la nostra associazione venga sempre più riconosciuta in tutto. Io qui abbiamo i nostri contatti, io vi ringrazio e lascio la parola a Roberto. Grazie, mi metto dalla parte di Liga, ma si fa anche senza, si sente. Ah, giusto, allora usiamo questo qui. Aspetta che lo giro, ma insomma no, stasera non vuole essere né una lezione né... anche perché non è, ma un incontro, un dibattito, anzi fermatemi e cercherò di stare una mezz'oretta, anche se il tema richiederebbe due o tre giorni filati, però insomma diciamo che cerchiamo di essere sulla sintesi totale e di entrare velocemente in palla. Ma lo sport è cambiato perché è sempre più difficile farlo, cioè per certi aspetti è più facile, per altri è più difficile fare il dirigente, no? E organizzare lo sport, fare la società sportiva, perché alla fine si è un po' figli di nessuno, tante volte, troppe volte forse, ma questo è un altro discorso, e in realtà è cambiato perché è cambiata completamente l'accezione. Noi abbiamo pagato pesantemente un concetto, diciamo, fascista, scusate l'espressione, no? Del 1925,
in cui bisognava migliorare la razza italiana, che era tutta un po' stortignacola, no? E così. E quindi lo sport era il miglioramento della razza, di fatto. Lo stadio dei marmi, no? Tutte queste cose magnificano, no? Una potenza fisica. A questo si è abbinato un altro concetto, che era quello dello sport come spettacolo puro, il calcio. Quindi mio zio Dante era un grande sportivo, perché andava al Parma tutte le domeniche, al sabato di giorni alla sera andava al caffè al bar dello sport, beveva il caffè sport e leggeva la Gazzetta dello Sport. Peccato che lo sport era un'altra cosa nel frattempo. E anche per ignoranza, secondo me, molte volte la pubblica amministrazione e altre organizzazioni di questo tipo hanno considerato che da una parte c'erano i fisici, no? Dall'altra c'erano i fanatici. E lo sport è sempre stato tenuto, no? In una linea di questo tipo. Peccato che nel frattempo in realtà la pratica è diventata una cosa straordinariamente seguita, praticata. Io forse non ho molto titolo a parlare, vista la stazza, ma insomma, vi assicuro che ci credo e che mi sto applicando. Cos'è successo? È successo che, ad esempio, nel 2007, uno per tutti, la Commissione europea, il Libro Bianco, ha detto, attenzione, che lo sport non è solo quello che pensavate che fosse. Lo sport è qualsiasi forma di attività fisica che attraverso una partecipazione organizzata o libera. Già qui c'è una grande distinzione. Lo sport strutturato, il cartellino, no, la gara, l'arbitro, la competizione in qualche modo, o libera, cioè la destrutturazione dello sport. Faccio sport dove mi sento di farlo, di praticarlo. Quando mi sento, come mi sento, e se mi sento poi magari vado a fare anche agonismo. Quindi qualsiasi forma di partecipazione organizzata o non, che abbia uno di questi tre obiettivi. Di fatto uno è l'espressione o il miglioramento della condizione psicofisica. Quindi faccio sport perché miglioro me stesso fisicamente o psichicamente, mi sento bene, sto con gli amici, gioco, faccio. Lo sviluppo di relazioni sociali, secondo obiettivo. Terzo obiettivo, il conseguimento di risultati agonistici, cioè è quello che magari la UISP, il CSI o tanti, no, tante organizzazioni sostenevano da decine e decine di anni. Attenzione che lo sport è strutturato o destrutturato, libero o organizzato, ma soprattutto è A, il benessere psicofisico, B, la relazione, perché lo sport ti mette in relazione con tutti, è il mezzo di comunicazione forse più potente e trasversale che esista, trasversale alle lingue, razze, politiche, religioni, lo vediamo su tutti i giorni. Vediamo tutti i giorni che l'integrazione, quella vera, avviene nei campetti di baseball, no? Nei campetti di calcio, nelle palestre, avviene lì, perché lì poi le famiglie si ritrovano ed è integrazione. E in un mondo che cambia, che nel 2025 probabilmente vedrà 50% di nativi e 50% no, beh, secondo me lo sport assume, ed è il primo passo, anche qui una funzione sociale. Quindi cosa vuol dire? Lo sport oggi impatta, non è più mio zio Dante, povero, ma lo sport impatta oggi su un ambito sociale, su un ambito civile, su un ambito economico. Ed è facile intuirlo. E cosa vuol dire? Che è un fenomeno di assoluta rilevanza. Perché? Perché oggi dire queste cose, parlare di sport come stile di vita, responsabilità sociale, benessere e qualità della vita, economia sociale, sostituto di socialità, non solo sostituto d'imposta. Attenzione, forse questo vuol dire educazione, vuol dire generatore culturale, vuol dire agenzia educativa. Anzi, faccio una micro parentesi perché ci torniamo sopra. Oggi il futuro di una società sportiva di livello regionale, provinciale, cioè territoriale, è essere agenzia educativa. Agenzia di relazione sociale e agenzia educativa. Perché poi il riferimento principale diventano le famiglie, lo vedremo fra poco. E non perché mettono la quota solamente, è tutto un altro discorso un po' più complicato. Però oggi, no, parla di servizio sociale, parla di luogo di piena integrazione, parla di terapia dello sport.
parliamo di risparmio sanitario. Io non credo alla teoria che gira dei $3, no, americana, che $3 spesi, cioè un dollaro per lo spot, $3 risparmiati. Non c'è un'evidenza scientifica. Cioè è impensabile, non ho mai visto il dato vero, cioè la ricerca di qualche università americana che dicesse così. Anzi, nessuno ha mai fatto una ricerca chiara e precisa sul risparmio. Però sappiamo benissimo che la pratica sportiva riduce tutta una serie di rischi e consente ad esempio appunto un allungamento del ciclo di vita. Questo oramai è assodato. Cosa vuol dire? Beh, insomma, davanti vi dico solo che una persona in stato di salute costa allo Stato circa 300 euro l'anno, 300-400 euro l'anno. Una persona in stato di premalattie ne costa 5, 6, 7 mila, una persona in stato di malattia ne costa da lì in su, fino a decine e decine di migliaia di euro. Potete ben capire già da questo che cosa può voler dire. E vuol dire anche l'integrazione, vuol dire un linguaggio, vuol dire un aggregatore sociale, un connettore, vuol dire punti del PIL, vuol dire i valori. Noi abbiamo fatto una ricerca che è pronta in questi giorni, ancora non è finita, ce l'ha fatta Weber, famoso sondaggista, per noi è un'altra realtà, dove si dice che lo sport è il luogo delle regole, nel senso che nello sport ci sono le regole e quindi è educativo anche sul fronte regole, in un momento in cui le regole sembrano, no, agire, vuol dire prevenzione del disagio e del bullismo. Il ragazzo che fa sport ha un imprinting completamente diverso da uno che non l'ha fatto. Non solo, oggi si deve fare i conti, ahimè, con sti cavoli di telefonini che ce li abbiamo sempre lì, che smanettiamo, e quindi con quello che vuol dire il cyberbullismo. È venuto il professor Picozzi a fare una serie di incontri a dei ragazzi di scuole attraverso un ente di promozione e Picozzi il criminologo, no? E ci ha raccontato tutta una serie di cose di drammaticità straordinaria. Lo sport è in grado di superare anche questo. Vuol dire alfabetizzazione motoria. Ai tempi nostri, la maggior parte qui dentro, c'erano gli oratori, andavi lì, o comunque i luoghi, diciamo, educativi, le case del popolo, insomma, quello che c'era, tornavi a casa sera, lurido, con tutto bello immorchiente, si dice a Parma, no? Però ti è rimosso, anzi anche troppo, perché adesso lo sport è diventato anche questo, tra l'altro. Vuol dire imparare a muoversi, vuol dire appunto terapia dello sport, il medico prescrive, il laureato in scienze motorie applica, vuol dire le nuove età, chi sono io, molti di voi, no? Che hanno più tempo, io ne ho poco, ma c'è gente che ha tanto tempo e che quindi è in grado di, vuol dire l'allungamento del ciclo di vita, vuol dire un'economia sociale che non può essere più sottaciuta, perché di fatto è prevenzione, è qualificazione sociale, è relazione, ed è anche alla base poi del perché si è volontari perché si realizza se stesso realizzando i bisogni degli altri. E si è volontari perché si interrompe il circolo virtuoso casa-lavoro e si inserisce casa-relazione sociale-lavoro. Allora, cosa vuol dire? È solo la serie A? No. Lo sport è tutto questo. Ed è oggi forse la più potente agenzia educativa, la più potente luogo di relazioni. Sicuramente uno tra i più potenti. Sicuramente il volontariato è straordinariamente efficace. E quindi cosa vuol dire? Da una parte assistiamo a una destrutturazione dello sport. Lo sport si destruttura, c'è una partecipazione libera. Faccio sport quando voglio, con chi voglio, dove voglio, se voglio, e se voglio poi vado anche a fare la gara ciclistica, no? Con la WISP o con l'Udace non c'è più. Comunque con un altro ente. O la maratonina, o la mezza, no? I 10 chilometri. Quindi c'è una destrutturazione, non aumentano i numeri dei tesserati, aumenta chi fa pratica sportiva, che è sempre di più. Vuol dire una sportivizzazione del territorio, lo sport permea il territorio. Da una parte lo sport attivo,
no, di partecipazione, di larga partecipazione, e dall'altra lo sport passivo di grande spettacolo, Parma. E questo genera anche dei flussi turistici, noi li stiamo studiando per alcune località, ad esempio termali, stiamo vedendo che lo sport è in grado, non dico di cambiare la vita a luoghi che altrimenti sono in declino incondizionato, non parlo del Parmense, ma parlo di luoghi come Fiuggi, come Chianciano, eccetera, per destinazione di wellness, no? di stare bene e di larga partecipazione, e da una parte c'è lo sport, diciamo, passivo, vado lì perché c'è la finale, c'è il campionato, c'è la cosa, dall'altra parte c'è lo sport attivo perché vado lì a fare l'evento grande, cioè di larghissima partecipazione. Anzi, siccome che mi piace, poi ci torno a fare anche le vacanze. Quindi è diventato anche questo tipo di economia. Dicevo aumentati i praticanti, oggi lo sport è trasversale, fossi io sindaco, non lo sono e non credo che lo sarò, mi terrei la delega e nominerei un delegato incaricato parlo anche dei comuni più grandi, incaricato però di essere trasversale a tutti gli assessorati, perché lo sport impatta su economia, cioè sul bilancio, impatta sul sociale, impatta sulle infrastrutture, impatta sulla sanità, impatta sulla gioventù, le scuole, quanto impatta. E lo sport oltretutto penetra da solo perché è divertente, perché è appassionante, perché lo sport è emozione. Alla fine, alla base dello sport, c'è un'emozione continua, passiva o attiva, ma è uno scambio di emozioni e quindi buca. Entra, e quindi vuol dire anche nuove politiche. Non può, oggi, che lo sport non è considerato un veicolo per la prevenzione, per il disagio, per l'integrazione. Sono nate delle onlus, ad esempio, chiare, una Roma eccezionale, si chiama Sport Senza Frontiere, che addirittura si preoccupa di consentire la partecipazione a chi non ha nessun mezzo alle attività agonistiche, delle agonistiche di impatto, no? Di primo agonismo di bambini che altrimenti non avrebbero nessuna speranza, cosa che fanno molte società, magari diverse anche qui, e che noi diamo per scontate perché poveri, cioè mettiti qui, gioca anche te. Peccato che ricade sempre su di noi. Peccato che su questo tema probabilmente serve una riflessione più ampia, però è anche questo. E poi c'è una pratica sportiva adulta e c'è un dramma in corso, che è un abbandono giovanile assolutamente frequente. C'è un primo picco di caduta abnorme a 14 anni, c'è un secondo picco a 20, per poi ritornare in età adulta. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Cosa non funziona? Probabilmente l'approccio. Quando leggo e ho letto qualche anno fa la fabbrica dei campioni di qualche società del territorio che si bullava di dire noi siamo la fabbrica dei campioni, secondo me è l'esatta negazione di come deve essere una società sportiva. Oggi una società sportiva io credo che debba essere piuttosto diversa, debba partire dall'educazione, dal concetto di etica. Io non sarebbe lungo da spiegare, per me l'etica è una filosofia in movimento. Quello che non era etico 30 anni fa, oggi è diventato etico. Mettere un marchio sulla maglia nazionale di basket, no? 30 anni fa era un sacrilegio. Oggi è la cosa più normale del mondo, far vedere lo sci o la racchetta da tennis dell'atleta. Quello che è il confine dell'etica è la certezza del risultato. Tutto quello che va a negare la certezza del risultato, quindi il doping farmacologico, il doping amministrativo, evidentemente è antietico. Però lo sport oggi è anche questo. Insegnare a vivere nella società, passare da una concezione del valore a quella dei valori. Cosa vuol dire? Vuol dire che la società sportiva moderna, secondo me, si trova a un bivio, anzi a un trivio, non perché è triviale, ma un trivio. Il primo bivio, restare come si è, che ci sta tutto. Io vedo le società, mia moglie è stata, ahimè per lei, ma si diverte, quindi coinvolta in una società della parrocchia,
e da 30 anni hanno 80 tesserati, 100 tesserati, quello che è, e da 30 anni servono lealmente il quartiere e la città con quello che possono. Quello che entra, entra, quello che esce, esce, non ci sono sponsor se non qualche piccola elargizione, e tutto sommato fanno giocare un sacco di ragazzi. E questa è una strada. Poi c'è la seconda strada, che è quella di diventare qualche cosa che non si è, cioè qualche cosa che si regge su sistemi complessi, qualche cosa che cerca un risultato assolutamente, scusate, forse dà anche fastidio a qualcheduno, ma bene che ce le diciamo queste cose, qualche cosa che di fatto non è più quello di prima e non è nemmeno un'impresa sociale, la terza strada. È un qualche cosa che va avanti cercando di sfruttare le occasioni che si pongono davanti. Non è il modello che consiglio. Il modello futuro, secondo me, è quello di una società sportiva come moderna impresa sociale. Addirittura ho visto delle degenerazioni, poi. L'altro giorno era un convegno di piscine, c'era un signore, ha detto, ah, ma noi siamo nati come società sportiva, bene, adesso gestiamo 25 impianti in giro per l'Italia, fatturiamo 24 milioni, ho detto, beh, società sportiva, no, però facciamo la pallanuoto, facciamo il, no? E quindi con questo fatto, ma secondo me oggi la società sportiva è destinata a diventare un'impresa sociale, perché? Perché è vero quello che abbiamo detto prima, io accelero, quindi vado molto di fretta e ci sarebbe ogni concetto da spiegarlo parola per parola, però una moderna impresa che sa produrre socialità per il proprio territorio. Produrre socialità cosa vuol dire? Beh, anzitutto verso la famiglia. La famiglia ci affida i figli, da una parte. Dall'altra magari l'adulto viene da noi a fare pratica sportiva, essere capaci di offrire prodotti globali. Non perché chiediamo di più, ma perché noi in questo modo diamo un servizio sempre più alto. Parlo del dopo scuola, parlo delle esperienze da portare in giro, parlo dei tornei, no, da organizzare e da partecipare, parlo di parent school, ma non vengono i genitori perché forse abbiamo un rapporto non positivo. Parlo di un insieme di servizi che noi siamo in grado di dare alla famiglia, che si ritrova e nello sport si riconosce. Parlo di un insieme di servizi che siamo in grado di dare al territorio, alla gestione, gli impianti, cosa che facciamo più o meno, come possiamo. Ma non è solo la gestione, aspetta, vado ad accendere la luce, l'acqua, il gas, lo spogliatoio è pulito, è una gestione nel senso di produzione di attività. La produzione di eventi, ci sono società che si reggono sulla produzione di eventi a larghissima partecipazione. La organizzazione di attività sociali, culturali per il territorio. Ma gli enti non ci danno risorse, sì, però A, se sono credibile e costruisco progettualità, devono darmi riconoscimento, lo vediamo fra poco. B, se creo socialità diffusa, di fatto divento un perfetto integratore di tutte le politiche sociali che vado a realizzare insieme con la mia amministrazione attraverso lo sport. Oggi questo è anche il concetto nuovo, politiche sociali attraverso la pratica sportiva. Non è solo giochiamo il campionato, è molto di più. Quindi bisognerà pian piano specializzarsi in questo, come nel gestire i genitori. Non sono tutti brutti, cattivi e terrorizzanti. O se non gioca mio figlio butto per aria il mondo. Qual è il rapporto che abbiamo con i genitori? Li subiamo o creiamo con loro le condizioni che la loro presenza sia molto positiva, escludendo quelli che non capiscono questo percorso di costruzione insieme di un figlio sano, ottimo, migliore.
Allora, una società sportiva oggi sono tutti fardelli, eh? Però lo scenario è questo, la società sportiva oggi deve, secondo me, arrivare anche e soprattutto con la famiglia a essere un interlocutore privilegiato, ma non il baby parking, ma non il luogo dove, aspetta che li metto lì un po', poi li venga a prendere, poi dopo vediamo. Deve essere un luogo anche qui di socialità, di partecipazione, in cui la famiglia si riconosce. Ma mio figlio è un campione, guarda, se lo è, qui vedrai che o lo diventa qui o lo mandiamo dove poi lo può diventare. Stai tranquillo, tuo figlio è un ragazzo che deve diventare un uomo, prima di tutto, nel segno dello sport. Allora, qui lo diventa. È difficile farlo capire, sicuramente sì. Ci sono genitori che non lo capiranno mai, sicuramente sì. Ci sono giocatori e genitori a cui dire, signori, scusate, ma questa è la porta. Ma mio figlio vuole stare qui, appunto, allora lo lasci qui e lascialo quieto e anzi partecipa alle nostre attività. Io credo che, vedete, sponsor, sì, qualcosa si trova, però trovi, se sei credibile, lo vediamo fra poco, trovi se si crea un percorso di comunicazione in cui la comunità ti riconosce come una realtà socialmente credibile. Almeno questo è quello che vedo, perché se volete vi racconto cosa vendevano l'anno scorso 70 gare del campionato di Serie A di calcio, a un certo punto, no, quando il campionato verso la metà, a 1000 euro a partita. Quindi a noi cosa devono dare? 10 euro per il cartellone? Non so, cioè... Quindi il problema è un altro, il problema è quanto siamo credibili, quanto produciamo socialità. Ed è un'altra sfida straordinaria, che nessuno ci obbliga a fare, cioè nessuno ce la obbliga, c'è la società del mio quartiere che è lì, stanno bene, si divertono, fanno quello che possono, un anno vanno in Serie D, un anno vanno in prima divisione, no, di pallavolo, e vedo una certa armonia. E quindi loro non diventeranno mai una impresa sociale. Oppure c'è una società che vuole crescere, anche nei risultati, perché la crescita è orizzontale, non è mai verticale. Quante società abbiamo visto andare a catafascio, no? Perché hanno voluto toccare, fare l'Icaro della situazione. Quante società abbiamo visto scomparire? Di tutti i tipi, in tutte le serie. Ai matrimoni c'è il sacerdote che dice la casa nella roccia, no? Dura in eterno, la casa nella sabbia, il primo uragano, addio, crolla. E quante società abbiamo visto sulla sabbia? Allora, io credo che la sfida sia straordinaria, diventare un'agenzia educativa, diventare il luogo dove la società civile si sportivizza, il doping diventa la mistificazione del risultato, l'agonismo è l'etica del rispetto, la vittoria e la sconfitta sono momenti di contorno, di confronto. Scusate, Paolo ci ha indicato alcune cose che stanno facendo, e sono normali. Dove l'avversario è l'elemento necessario per ogni impresa. Perché vedete, viviamo poi in un sistema un po' perverso, adesso non vi voglio far vedere tutti i numeri, però insomma oggi lo Stato, sono dati 2012, tra Stato, comuni, regioni e province, mette a disposizione dello sport qualcosa come, come circa 5 miliardi di euro, di cui 4,50 li mette lo Stato, 200 scarsi la provincia, 89, le regioni, 89 i comuni, le province, 1,5 miliardi i comuni, per un totale, no scusate, di 2 miliardi e 308 milioni. Questo è quanto lo Stato dà oggi allo sport, sia per impiantistica, sia per spesa corrente. E vedete che oltretutto, come sempre, il sindaco ci è buon testimone, la parte del leone, nel senso a mettere i soldi, la fanno i comuni che sono chiamati di 2 miliardi e 3 a mettere 1,5 miliardi, di cui 960 in spese strutturali, conto capitale, quindi impianti, e 896 in spesa corrente. Ed è un rapporto squilibrato perché alla fine oggi c'è una spesa delle famiglie per lo sport e sono soldi che escono dalle famiglie, le quote,
gli articoli sportivi, quello che serve, no? Il biglietto per vedere la partita, c'è dentro tutto lì, di circa 22 miliardi, che è il 2%, che è quasi l'1.6 del PIL. E vedete, poi lo sport genera importazioni, esportazioni, genera investimenti, genera una spesa delle PA. Insomma, oggi il PIL sportivo è 25 miliardi. E questi 22 sono messi dai genitori, dalle famiglie, da Corrado, da Ferrarini, insomma, no? Dal presidente del BED, da noi. E cosa vuol dire? Che è un dato un po' perverso. Tra l'altro c'è anche un'occupazione. Lo sport dà occupazione. Allora, se voi mettete quello che spende poi, diciamo, lo Stato attraverso comuni, regioni, province direttamente per lo sport, e quello che incassa, c'è uno sbilancio di quasi 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo. Cioè oggi lo sport incassa l'IVA sui consumi, quei famosi 22 miliardi, no, spesi, incassa l'IVA sulle importazioni, incassa oneri sociali sugli impiegati, no, sui professionisti, diciamo, incassa IRPEF, incassa IRAP e poi, intanto che c'è, incassa anche sui giochi e porta a casa 5 miliardi. Credo che sia un bilancio un po' sperequato e forse dovremmo, adesso che c'è un'Italia nuova, ci auguriamo, che vuole diventare nuova, dovremmo anche spiegarle. Poi c'è un risparmio sulla spesa sanitaria. Sicuramente, anche qui manca un dato certo, questi sono dati della Bocconi, sempre del 2012, ci sarà una stima, c'è una stima della crescita sanitaria verso il 2020 di 1-2 punti del PIL, diciamo un e mezzo, due punti. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo è sicuramente impattante. Ma se noi consideriamo, ad esempio, che l'aumento, diciamo, no, di investimenti sullo sport pari a circa 1 miliardo l'anno, avrebbe come effetti, secondo noi, quasi 4 miliardi di euro di valore di vita salvaguardato. Non solo, avrebbe risparmi sulla spesa sanitaria, avrebbe tutta una serie di considerazioni. E questo vuol dire, secondo noi, dei dati ben chiari. La diminuzione di fatto di l'attuale pratica sportiva permette di evitare circa 52.000 casi di malattie ogni anno, con un valore di 1.5 miliardi di euro di risparmio sulla spesa sanitaria. Non solo, la diminuzione di un punto percentuale del tasso di sedentarietà in Italia porterebbe un beneficio per lo Stato di circa 200 milioni all'anno. E ridurre un punto di sedentarietà non è una cosa impossibile, basterebbe investirci sopra qualche cosa. Se ne investo 50, allora sì che poi il discorso 1 euro, 3 euro, 4 euro dopo trova anche una sua logica. Però, insomma, oggi questo è. E la società sportiva moderna oggi deve fare i conti con questo. Nessuno ha soldi, i comuni non li hanno veramente, però hanno servizi, hanno opportunità, hanno condivisioni da portare avanti, volendo, e deve rapportarsi con un sistema delle istituzioni sportive che spesso è rimasto ancorato alla regolarità del campionato, punto, ma non alle opportunità che è in grado di generare per le società. Non ci troverà mai lo sponsor, però ci metterà in condizioni magari di poter crescere e di poter parlare ai genitori una lingua diversa, di offrire migliori servizi, di offrire migliori opportunità, migliori eventi, migliore tutto. E questo ancora non succede completamente. Ci sono istituzioni sportive molto dinamiche, ce ne sono alcune che sono ancorate al risultato e all'arbitro. Deve rapportarsi col sistema delle istituzioni pubbliche, deve rapportarsi con le aziende e tra l'altro tutto questo si gioca sulla buona reputazione, sono credibile, il radicamento territoriale, perché questa è la partita.
è erogatore, l'abbiamo visto prima, di nuovi servizi tecnico-sportivi, socio-educativi, anche professionali. Siamo in grado di fare la ginnastica per le nuove età, siamo in grado di fare il doposcuola, adesso esagero, siamo in grado di fare tutta una serie di attività congiunte famiglia-figlio, siamo in grado di organizzare tornei, attività, turismo, siamo in grado di fare tutto. Certo che serve un'organizzazione societaria, se alla fine sono sempre io, lui e lui, non ci riusciremo mai, anzi è meglio che seguiamo il modello che vi ho detto della società del mio quartiere, che stanno bene. Però se voglio crescere, non è che cresco cercando di vincere il campionato. Io dico ai corsi delle società di base, perdete i campionati, mi guardano tutti un po' strabici. Perdete i campionati perché non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è diventare credibili nel territorio, diventare credibili con i genitori, poter dire a un genitore, guarda, non è il tuo ambiente. E non, come ho sentito dire da qualche società di amici, che fanno attività di base, dire ma sai, ma se vanno via poi come facciamo? E vanno via, ne viene un'altra, anzi ne vengono due. Se riesco a far passare un concetto di educazione, di crescita umana. E quindi diventa sempre più difficile. Mi interfaccio con i privati, con le famiglie, con i singoli, a cui offro benessere, qualità della vita. Capite bene che la partita è difficilissima. Allora, lasciamo perdere le logiche del marketing management, che in realtà è molto più semplice di quello che pensiamo. Cioè, è la capacità di essere, di offrire servizi. Mettiamola così. Però l'anticipazione del cambiamento, c'è un cambiamento della società. Le famiglie dov'è che si ritrovano? Qui, nel vostro campo. La famiglia ci affida i figli per tirarglieli su. Non può assistere passivamente, non so se rendo idea. Qual è la nostra capacità di attirarli a noi? E attirarli a noi, e arrivo al punto che dicevo prima, vuol dire anche renderli partecipi, creare una rete, creare una sensibilità condivisa, creare una reputazione per cui se hanno l'amico, la conoscenza, perché ancora è fondamentale questa, se hanno la conoscenza, creano un rapporto, e creano un rapporto con l'autorità, con il medico, con l'industriale, con il commerciante, con chi è in grado poi di capire il nostro sforzo, o di utilizzare il nostro sforzo. Oggi è questa la sfida fondamentale, perché un'azienda, così non credo che la troviamo, o abbiamo un presidente che ha milioni di conoscenze, e magari su milioni, oppure allarghiamo il giro delle conoscenze. Ma sai che questi ragazzi lavorano bene, sono credibili, sono bravi, sono seri. Ma lo sai che rendono un servizio alla comunità molto importante? Ma lo sapete cosa vuol dire? Cioè diventa virale. Tra l'altro noi siamo oramai dei piccoli editori, lo rivedremo. Favorire il modello di crescita condivisa con le famiglie, col territorio, con le istituzioni. Imparare a lavorare in team. Non c'è più spazio per one man band, o perlomeno c'è lo spazio ma col modello che vi ho detto, cioè quello della società di quartiere che vuole continuare a offrire il suo servizietto fatto bene. Perché se no bisogna essere in tanti, alla fine il reclutamento non è quello degli atleti, è quello dei dirigenti, e l'evento diventa il luogo dove possiamo reclutare. Vieni che c'è il torneo, ci dai una mano 10 giorni, e cerchiamo di tenercelo tutta la vita poi. Quanti sono stati pescati in questo modo? Caro genitore, ci dai una mano? Condividi i principi educativi? Boh, cominciamo. Ma mio figlio non gioca. Problemi. Io lo so che queste cose dette così sono facili. Cioè, di dire, bravo Ghiro, vieni te, va. Vieni qua, vieni qui a sala, ti metti qui e poi dopo vai avanti te e io ti do una mano, no? Perché poi lo vedo, insomma, nel mio piccolo faccio un po' di volontariato e vedo cosa vuol dire. E poi lo vivo. Ed è difficilissimo. Ed è tale da stroncare un cammello, ma veramente. Però se no dobbiamo capire quale strada facciamo. La strada delle fatture? No. Anche perché non c'è più spazio. Non c'è più spazio perché non ci sono più utili, non c'è più spazio perché
perché chi faceva quello, diciamo che è meglio che smetta velocemente. Io ho trovato diversi amici con le lacrime agli occhi, mi risparmio le scene, ma non anche in giro per la provincia. Quindi non c'è più spazio, quindi non può essere quello, non può essere, no, non può essere il non può essere, che cosa può essere? Forse dovremmo proprio capire dove vogliamo andare. Secondo me adesso finiscono i campionati, almeno alcuni, non tutti, qualcuno finisce più avanti, diciamo, i campionati, diciamo, è finito, boh, ci si siede tutti, ferma un minuto, come programmiamo i prossimi 3 anni, 5 anni? Vi ricordate i piani quinquennali dell'Unione Sovietica? Non sempre si riuscivano a metterli a posto, ma diciamo c'erano 5 anni, vogliamo andare lì, proviamo. Vogliamo che i genitori ci rispettino, che non ci trattino sempre come i famigli. Vogliamo che i ragazzi crescano meglio, vogliamo vincere un campionato. Vogliamo avere il pulmino, vogliamo avere la sede, vogliamo avere, no? Diamo le priorità. Vogliamo imparare a gestire un impianto e organizzare un grande torneo con 60 squadre. L'altra sera è venuto a trovarmi Ficarelli dell'Astra, molti lo conoscono, alcuni lo conoscono, che è un dirigente che ha 30 anni, 40 anni di storia. E l'avevo obbligato nel 2011 a passare nel torneo da 8 a 24 squadre, dicendo, ma come? Proprio tu non puoi, devi fare un bel torneo, ti do una mano, eh? Oggi mi ha detto che stanno viaggiando verso le 64, sicuramente si fermano a 48 o qualcosa del genere, con 2 giorni ai campi steward. E dice, ma guarda che è stata la nostra rinascita, perché tutti si sono gasati, i ragazzi delle giovani, ognuno ha dato il suo contributo. Allora anche l'evento poi diventa, qui c'è qualcheduno che ne ha fatti anche di molto importanti, diventa il momento in cui tutti ci riconosciamo, diventiamo i protagonisti del territorio. Fermatemi che io vado avanti ma non so i tempi, però credo che ci siamo quasi. 22:28, 10 minuti. Allora, cosa vuol dire? Vuol dire che la società sportiva moderna oggi si pone come un erogatore di servizi, di attività sportive, educative, sociali per tutto il territorio. E questo è il prodotto. Sembra un termine commerciale, ma quello che voi fate è un prodotto che date alla comunità. Molte volte a una comunità allargata. Vuol dire numeri. Quanti tesserati ho, quanti praticanti, che attività sviluppo, i tornei, le mie cose, il dopo scuola, le parent school, il gioca con tuo babbo, il. E devo fare anche cose che magari non sono nel mio esatto DNA iniziale. La qualità del prodotto, lavoriamo bene. Nessuno ci ha obbligato a essere volontari, se lo facciamo, lo facciamo, ognuno per il tempo che ha, ma lo fa il meglio di sé. Un'ora, 2 ore, 2 ore, un giorno, benvenuto, ancora di più, un giorno. Quello che ho lo do al meglio, la qualità del prodotto, l'educazione. Questi ragazzi, ripeto, devono avere un imprinting, perché alla fine il senso è questo qui, noi gli stiamo dando una scuola di vita, diventano migliori. Non so se diventano campioni, se vi ricordate, no, c'erano due motti, diciamo così, non mi viene in mente il termine adesso, per il 2011. Uno era un campione come me, no? Nel senso di ragazzino, siamo campioni, perché? Perché facciamo sport tutte e due. L'altro era, se fai sport hai già vinto. Perché? Perché diventi migliore. La tua famiglia deve... Addirittura io vedo a Roma c'è le mamme che mollano uno, cioè a Roma Nord a fare il judo, un altro vanno a fare il rugby a Roma Centro, l'altro è, cioè, che fanno poi il giro del... Pensate al doposcuola, ad esempio, no? Cosa vuol dire? Adesso non siamo a Roma qui. Però vi garantisco che chi ha 2 figli a Roma, che uno fa calcio e uno fa rugby... no, o baseball, si ritrovano che parte un giro in cui alla fine prendi e metti giù, vai avanti, eccetera, eccetera. Perché? Perché ti riconosci. La qualità del prodotto, gli eventi, la gestione, no? E poi, bene,
siamo seri, abbiamo dei buoni numeri, quanti? Proporzionati al nostro territorio, eroghiamo un prodotto di qualità, abbiamo una buona proposta, comunichiamola. Se noi la comunichiamo, creiamo il consenso, perché se no, io mi ricordo il presidente mondiale 20 anni fa mi diceva: Roberto, sì sì, bravissimo, peccato che non l'ha saputo nessuno, quindi è come se non l'avessi fatto. Ho detto: grazie presidente. Dico, non è così, però capisco la lezione, capisco la lezione. Se nessuno lo sa, è come se non avessimo fatto niente. Più noi siamo capaci di comunicarlo, più creiamo consenso, diventiamo credibili, abbiamo il radicamento, la riconoscenza, anzi la conoscenza da parte del territorio. E questo è fondamentale. Cosa vuol dire? Beh, vuol dire che oggi siamo dei piccoli editori. Qui c'è Enrico, ci sono, no? Il signor Paolo ha fatto il piccolo editore, si è editato un video. Anzi, due video, perché uno l'ha fatto in Piazza Modena, che sollevavano dei pesi davanti alla ghirlandina, a momenti lo portano via. Però il famoso flash mob, no? Che è andato poi virale, la crocetta. I giocatori della crocetta sono finiti sul New York Times. Caso. Però ci sono finiti. Quel video ha avuto milioni di visualizzazioni. Evidentemente, siamo, cosa vuol dire? Che non siamo più passivi e dobbiamo solo rapportarci con i media. Con i media ci rapporteremo, la relazione, il giornalista, il fotografo, il comunicato, anzi, ancora come prima e più di prima, ma nello stesso tempo, grazie alla potenza dei nuovi mezzi, siamo diventati anche noi dei piccoli editori. Decidiamo la linea editoriale della pagina Facebook, del sito, di tutti i vari Twitter del mondo, che io adoro e nello stesso tempo detesto, però questo è il futuro. Se vi dico quanto perdono i giornali a anno, i giornali ogni anno perdono dal 10 al 15% di copie, ed è in caduta libera, un per l'altro. Un noto giornale nazionale sportivo è sceso per la prima volta sotto le 200.000 copie. Non è che succeda tutti i giorni, però questo era abituato a tirarne 500.000. Cosa vuol dire? E guarda caso, poi invece il sito è più visto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, il sito oggi è video, e siamo fortunati che basta le nostre diavolerie, possiamo filmare, fotografare, pubblicare, editare, siamo noi, i nostri ragazzi, la viralità. Quindi, se, comunicazione non è più con il cappello in mano andare a dire mi mettete sul giornale, è produciamo un prodotto socialmente rilevante, costruiamo dei modelli insieme da una parte, dall'altra è bene, qual è la mia linea editoriale, come mi pongo, ci sono degli esempi anche, no vabbè non parliamo di politica che me, però insomma io sto dicendo che c'è un Truman Show in atto nelle nostre zone, ne riparleremo con più calma magari fuori da qua. Se comunico alla fine sono radicato, credibile, posso proporre, posso fare marketing a chi? Alle famiglie, a quelli che vorrei che venissero da me, ai miei tesserati, ai loro genitori, alle aziende. Anzi, saranno le famiglie a mandarmi dall'azienda dicendo oh, alla pubblica amministrazione, facciamo insieme dei progetti. Non c'è più lo spazio per ti do 5.000 euro perché vai a fare il campionato. Lo trovo sbagliato, ma purtroppo è così, perché poi i comuni, poveretti, abbiamo visto quel grafico iniziale, no? Però ci sono 5.000 euro, costruiamo insieme un progetto che, partendo dalla pratica sportiva che io erogo, va a colpire la popolazione, perché no? Perché diventa poi non il bilancio solo dello sport, ma diventa un bilancio, assessore, diventa un bilancio che va a toccare delle situazioni che altrimenti spendo per fare altre cose. Fermo un minuto. Le donne, lo sport non ha niente da dire, secondo me ha molto da dire. Allora, se mi radico, posso fare marketing. E attraverso il marketing creo un autopotenziamento, che vuol dire risorse. Se io vendo il cartellone
non lo vuole più nessuno, non lo vogliono neanche per la Serie A. Siamo andati, ci è andato il nostro responsabile commerciale a Liverpool, stiamo lavorando tra gli altri per un'agenzia delle Nazioni Unite, che è quella contro l'AIDS, che vuole delle patrie, come il Barcellona, c'ha UNICEF, questi qui, e siamo andati a Liverpool a accompagnarli, e la fondazione Liverpool, della società sportiva, che ci ha regalato un braccialetto di plastica e un pieghevole di 4 pagine, quindi non sono mica molto abbondanti, noi abbiamo portato le nostre punte di formaggio, no? Ha 50 dipendenti fissi e 50, diciamo, a progetto. E non sono dei bravi ragazzi, attenzione, vendono però, costruiscono socialità, progetti sociali. E alla fine i progetti sociali sono credibili. Vi ho fatto l'esempio del Liverpool, cancelliamolo. Però, se volete, vi faccio l'esempio della scuola di pallavolo Anderlini, a Modena. È l'insieme di una quarantina, cinquantina di società che ognuna ha la sua identità, ma su certe cose offrono comune socialità. Oggi noi dobbiamo vendere quello, perché è quello che abbiamo. Non vendiamo la TV, ma c'è la TV, viene a Verai Sport, bene. Quante ore di TV c'è? Vendo magari YouTube. Ci sono federazioni, la ginnastica, che hanno mollato la Rai, se non per i 2 o 3 eventi importanti annuali, la Coppa del Mondo, il Grand Prix, eccetera, tipo la ginnastica, e si producono su YouTube, in modo che ognuno se lo va a vedere quando vuole, come vuole, dove vuole, e lo viralizza, perché poi lo mette su Facebook, perché poi va su Twitter, perché il futuro è quello lì. Tra 20 anni non ci sono più i giornali, forse anche prima. O se ci sono, sono i luoghi del commento. Forse ci sarà la Gazzetta di Parma, che venderà 10.000 copie. Ma non è il futuro, Allora attenzione, perché secondo me oggi il futuro è proprio questo vale per tutti, il tronco è l'organizzazione. L'organizzazione che ci siamo dati, la capacità di condividere, la capacità di entusiasmare, la capacità di costruire, la capacità di progettare, e le radici sono una buona reputazione. O sono credibile o non sono nessuno. Se sono credibile posso interfacciarmi con tutti. E ho voce in capitolo con tutti. C'è un dibattito interessante in corso in Toscana tra le pubbliche amministrazioni, anzi la regione, e le misericordie non solo, sul peso del volontariato. Allora, noi non siamo la misericordia, sarebbe la pubblica assistenza, però facciamo una funzione che è integrante di quella. Forse sarà più piacevole, ci sono momenti in cui magari ci sembra meno piacevole, non lo so, però sicuramente il dibattito in corso è ferma, lo stakeholder, scusate il termine inglese, l'interlocutore, il soggetto, no? Volontaristico, è un interlocutore diretto della pubblica amministrazione. Cosa vuol dire? Che dialoga su un binario di parità, che è rappresentativo, esponenziale, degli interessi dei cittadini. Non voglio fare politica, è proprio il dibattito che c'è in corso in questo momento, è andato sul Corriere della Sera, è andato su parecchi giornali nazionali. Forse non sarà così, non pretendiamo quello. Però pretendiamo che lo sport oggi sia considerato per quello che merita. E allora capite bene che poi anche con le aziende, grazie alla nostra penetrazione con le famiglie, riusciremo a sviluppare concetti giusti. Non possiamo dare tutto a tutti, facciamo le scelte, il programma, dove andiamo. Dobbiamo dare qualità, dobbiamo aumentare le capacità di marketing, che non è solo vendere il cartello. Il marketing è una funzione della società sportiva, non nella società sportiva. Non c'è solo l'uomo del marketing, quello che va a vendere i cartelli o che va a cercare i soldi. Tutti vendiamo, tutti andiamo a cercare risorse, ma cosa vendiamo? Vendiamo il nostro essere speciali. Dobbiamo diventare dei protagonisti trasversali del territorio. Questa è la sfida straordinaria, in cui non può essere lasciata sola la società, non la può lasciare sola l'amministrazione, non la possono lasciare sola nemmeno le organizzazioni sovradimensionate,
i comitati. Questa sfida è una sfida che si gioca a tutto campo, e giocano tutti, la giocano anche loro, non mi basta più l'arbitro. Giochiamo una partita politicamente forte, in cui lo sport oggi rappresenta un servizio sociale trasversale straordinario. Non è l'unico, certamente. E quindi, per chiudere, io quello che stavo dicendo è che qui siamo in un luogo piuttosto deputato, non c'è più il cartello, il marchio sulla maglia, no, da vendere, c'è in realtà molto, ma molto di più. È come nel maiale, probabilmente i pezzi migliori non sono necessariamente quelli. E quindi vuol dire anche l'impianto, la piazza, il parco, vuol dire le jam session, vuol dire la socialità, quello che dicevamo prima. Aumenta la fatica, sì. Mica tutti in una volta, non bisogna aver paura, diceva Giovanni Paolo, no, non abbiate paura, ferma. 5 anni, dove vogliamo andare? Qui, 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 qui e qui. Il nostro piccolo cresceremo, se saliremo di 50 tesserati, dei genitori che invece che rompere le scatole ci seguono e ci sostengono, che ci girano i contatti, di un'azienda in più che ci segue perché ci crede in quello che facciamo, di un'amministrazione che con noi è in grado di progettare. Abbiamo fatto bingo, non diventeremo il Milan, non vogliamo neanche esserlo, vogliamo essere una realtà di servizio al territorio. Poi, se siamo bravi, vinceremo anche. Io vi garantisco, per le esperienze che ho fatto, che se si crea questo circolo virtuoso, poi arrivano anche le vittorie. Qui ce n'è anche qualcuno che in questi anni queste cose ce le ha insegnate. E allora, è quello che diceva prima il buon Gallarotti, no? La società, i tesserati, la comunità allargata e quant'altro. E quindi vuol dire gli appassionati, i praticanti, vuol dire le famiglie, vuol dire la compartecipazione, vuol dire che la società lascia tracce, c'è una legacy potente, c'è un'eredità, e creiamo anche una rete. Questi ragazzi che tiriamo su, poi cosa fanno? Diventano grandi. Io ci avevo 20 anni, ne ho 59, non ho ancora capito che li ho, me ne sto rendendo conto, probabilmente ai 60 anni saranno il tracollo psicofisico, però sono abituato ad avere sempre 20 anni. E diventi grande con un imprinting, lo stesso che mi ha dato il professor Del Chicca al liceo, perché poi non si scappa mica, no? Se siamo in grado di creare imprinting di mentalità, tiriamo su dei ragazzi bravi che poi parlano la nostra lingua. E senza aspettarmi riconoscenza, molti di essi sono degli interlocutori necessari. E magari ci sarà quello che dirige un'azienda, o quello che ha un'edicola, o quello che dirige un bar, o quello che fa l'amministratore, e si rendono conto dello sforzo che facciamo, perché poi è questo, creare la mentalità, creare l'humus. Più noi lavoriamo nel tempo, più questo humus si crea. Più noi comunichiamo, più si crea. Senza esagerare, comunichiamo la verità. Siamo spiritosi. Con il rugby abbiamo fatto un flash mob da piazza, con i ragazzi dell'Under 18, i buoni non ce li davano, per promozionare una partita importante da Palazzo Vecchio fino a Piazza del Duomo a Firenze. Con i ragazzi che si sono divertiti un mondo, perché sollevavano con l'ascensore, qui c'è, non so se c'è qualche rugbista, no? le ragazze, la mischia, fermavano le macchine, le spingevano indietro. Ed è un video che oggi è il secondo più visto di tutta la federazione rugby, più di certi match, no, delle Sei Nazioni. Costo un paio di 100 euro perché li abbiamo voluti spendere. Cioè, se noi tiriamo su questo, oggi la società è un elemento di rilievo in un sistema integrato di welfare e di crescita. Non abbiate paura, sobrietà ce l'avete già, sobrietà innata. Però possiamo fare cose bellissime con pochi euro. Però dobbiamo portare che tutti ci credono. Dobbiamo creare il network sociale, fare il sistema. Tra l'altro anche la società avversaria non è il nemico. Il nemico quando giochiamo. Dopo è il sistema. Cresciamo insieme, non è che cresco solo io. E viceversa gli altri sport. Vuol dire una strategia. L'interassessorialità, l'abbiamo detto prima, la partecipazione, cioè creare, conquistare la partecipazione. Gli eventi sportivi, le politiche sociali attraverso lo sport, essere cultura,
essere un hub di comunicazione, vuol dire quello che abbiamo detto. Oggi le politiche sportiali, sportive impattano su questo, scuola, paralimpico, nuove età, ambiente, impiantistica, volontariato, integrazione, cultura e formazione. Siamo noi, non è un altro. Il problema è che non lo sappiamo, molte volte ho presi dal casino che abbiamo, dalla quotidianità. Il più grande nemico di un dirigente sportivo è la quotidianità, perché tutti i giorni anch'io vado in ufficio la mattina, che bello, oggi mi metto lì e penso. Ma vale anche per Malagò, l'ho visto l'altro giorno, ero là schiantato dalla quotidianità, no, di 8.000 appuntamenti. Ho detto, Giovanni, vai via una settimana, pensa, ti prendi su i tuoi 5, perché se no, ma vale per me, vale per voi. La quotidianità, e l'altra è la solitudine, alla fine ci riconosciamo soli. Tutto il mondo complotta contro di noi. A volte è anche vero, perché alla fine tu butta lì, Rangiot. Vale anche per i pubblici amministratori. E quindi ci sentiamo soli, alla fine, nell'essere soli, uno dice, ma chi me lo fa fare? Però oggi siamo questo. E lo sport è trasversale, migliora un territorio. Piaccia o no, lo sport migliora un territorio, in tutti i sensi. Il problema è saperlo sfruttare. Con la Regione Toscana stiamo cominciando un percorso di questo tipo, dal disagio, dalle best practice, no? Si dice così, le buone pratiche sull'eliminazione del disagio, a tutta una serie di percorsi che poi impattano su quello che abbiamo visto prima. E quello che vi dicevo, l'assessore oggi deve diventare quello che riesce a far comprendere l'importanza dello sport. Di più. Pensate all'obesità, pensate alle piste ciclabili, tutte cose che già fate, no? I Family Sport Days, pensate all'integrazione e all'inclusione sociale, pensate... questo siamo noi, Siamo noi. Se volete, poi non è stasera, ma abbiamo una collezione di buone pratiche internazionali. E stiamo vedendo cosa fanno le grandi società internazionali di calcio e non solo... proprio per essere territorio, perché il territorio o lo sei o non lo sei, se non lo sei non sei nessuno, puoi anche vincere ma è un fuoco di paglia. Il Milan l'altro giorno mi diceva forse anche noi dobbiamo cominciare a, perché? Perché oltretutto continuiamo a vendere una roba che non è poi, è così... Non solo, c'è gente che si ammanta di bontà e di etica per continuare a fare le porcherie. Non solo, c'è gente che si ammanta di bontà e di etica per poi usarle solo egrettamente a fini commerciali. No, io mi ammanto di positività e di etica perché attraverso quelli costruisco il miglioramento del mio territorio e della mia gente. Devo rendicontare, il bilancio sociale non è una roba per scienziati. 5 paginette in cui diciamo quello che abbiamo dato al territorio, quanti ragazzi abbiamo fatto lavorare, quante ore dei volontari, mettete in fila le ore di una vostra società, quante ne escono, quanto diamo, quanto pesa per il territorio, possono essere fandonie, e vi ripeto, possono essere cose secondo me vitali. Mia moglie è contenta con la sua squadrina, la sua società, il quartiere è contento e funziona. Nessuno gli ha obbligato di fare un passo avanti. Però dobbiamo decidere qual è il metodo. Sicuramente non è quello delle fatture. Sicuramente non è quello di farci maltrattare dai genitori. Non che dobbiamo maltrattarli noi, no? Sicuramente il metodo è quello che con la pubblica amministrazione ha un rapporto dinamico. Sicuramente che con le mie organizzazioni sportive costruisco modelli che poi applichiamo insieme. Sulla comunicazione, ripeto, vi risparmio, però insomma, quello che dicevamo prima, l'acceleratore di relazioni. Anche perché, e finisco, sono stato quasi nei tempi, credo. Spero, portate pazienza, alla fine la slide è comunicare e già costruire, vedete una società sportiva viene riconosciuta
per la capacità di promuoversi sul territorio, di essere territorio, valorizzando che cosa? La rete di relazioni, i collegamenti che abbiamo, la capacità di coinvolgere, di emozionare, di partecipare, di far partecipare. Giochiamo a palla prigioniera, lo diceva un amico giornalista, no? Sapete, palla prigioniera, ti colpisco, vieni da me. È questo. La storia che abbiamo, l'identità, i valori che comunichiamo, se i valori sono la fabbrica dei campioni, che valore è? Quando mai gli ultimi giocatori di calcio che sono usciti, c'è una società che questo l'ha usato pesantemente, che sono usciti a livello di Serie A dal Parmense, ne ricordo ben pochi, forse la fabbrica degli spostati. Io sto lavorando per l'AIC sul fine carriera degli atleti e vi garantisco che ci sono situazioni raccapriccianti e il calcio è quello messo meglio. Anche su questo il CONI magari e il governo dovrebbero porsi qualche dubbio, ma questa è un'altra storia. La credibilità, i punti di forza, la specificità, i nostri prodotti, i nostri progetti, la qualità delle attività, la capacità, e veramente ho finito, di soddisfare i bisogni di X categorie di riferimento. Battezziamo quali. Detto così è tutto molto semplice. Non lo è difficilissimo, è drammatico. E alla fine, ripeto, la voglia molte volte è quella di dire mi arrendo. Sono prigioniero politico. Perché? Perché non ce la fai, nessuno ti aiuta, i soldi non ce li hai, i genitori vengono lì, ci manca più che ti diano un calcio nel sedere. Gli allenatori, io sono un grande allenatore, su quello degli allenatori avrei da dire, cioè io sono per le convergenze parallele, che chi ha più età si ricorda Moro, no? Nel senso che ognuno fa il suo, l'allenatore fa l'allenatore, il dirigente fa il dirigente, si converge verso il principio della società, lo sport in un certo modo, ma ognuno fa il suo mestiere. Però attenzione, l'allenatore non scelgo il più bravo, scelgo quello che è più in linea con il mio percorso sociale, educativo, di costruzione, di rapporti, di relazione. Preferisco un allenatore che perda rispetto a uno che gli venga il trip della vittoria, comincia a insultare. Quante ragazze e ragazze si sono persi perché l'allenatore urlava, sbraitava e degenerava. Centinaia, migliaia nella nostra provincia, decine di migliaia. Non è che l'allenatore non deve urlare e sbraitare, anch'io ogni tanto mi prendono i raptus, però attenzione, cioè qual è il percorso educativo dell'allenatore? Poi vorrei anche che si formasse, che diventasse anche un bravo tecnico. Prima è un educatore, anche per i grandoni. È quello che li fa star bene insieme, è quello che li fa giocare, è quello che è leader. Che poi ascoltano lui, tra l'altro. Le famiglie, anzi non le famiglie, scusate, i ragazzi non vedono il dirigente. Il loro uomo... Il loro è l'allenatore. Se c'è un allenatore distonico della società, auguri. Auguri. Perché poi il ragazzo conosce lui, vive lui, e si entusiasma in lui. Allora, io credo che serva però una riflessione. Io quello che vi ho proposto è un viaggio nel futuro. E come tutti i viaggi è un po' avventurista. Molto avventurista. Però vedete, io vi ho portato un modello ideale, poi uno lo adatta. Primo anno, cosa facciamo? Secondo, terzo, quarto, l'allenatore, con le famiglie come ci comportiamo? Cominciamo a spiegargli alla sera, obbligatoriamente, una sera, no? Che sono fortunati che hanno un figlio che gioca, che fa sport e che è da noi. Cominciamo a spiegargli cosa vuol dire un figlio che fa sport, come deve mangiare, come deve studiare, cominciamo a... E qui poi tornano in ballo di nuovi comitati che mettono a disposizione i percorsi formativi. Però cominciamo a spiegarlo a tutti. Facciamo 2 o 3 incontri annuali obbligatori in cui tutti ci ritroviamo e magari il genitore scopre quanto è bello stare con suo figlio. Mica tutti. Però più diventa normale questo, più diventa...
cominciamo a fare in modo che ci segnalino aziende che possono esserci d'aiuto se ci credono veramente in noi. È utopia? No. Ci sono casi compiuti, non c'è il tempo. È un modello, criticatelo. È sbagliato, è utopistico, è avventuristico, è tutto quello che volete, però è un modello. Il vostro qual è? Allora, da qui, secondo me, il sottoscritto si porta a casa qualcosa, la pubblica amministrazione credo che si porti a casa qualcosa, le società si portano a casa qualcosa. Poi comincia il bombardamento di dire, ma questo no, questo sì, questo no, questo è... E pian piano uno costruisce un modello di percorso. Alla fine abbiamo degli atleti che credono in noi, delle famiglie che credono in noi, un'amministrazione che crede in noi, e una vicinanza che non è solo formale. E forse una società cambia vita, o perlomeno la fatica che ci sembra insormontabile diventa un po' più leggera. Almeno questo è il mio consiglio. Quindi, scusate se sono, ma poi lascio a voi la parola, che se ci sono interventi credo di sì, insomma. Soprattutto critici, eh? Grazie. Chi è che interviene? No. Chi è che si sente? Enrica, qualcheduno? Il baseball? Dai. Facciamo il baseball. Prima la nostra. Buonasera. No, condivido ovviamente molte cose che hai detto, alcune in minima parte abbiamo provato a farle. Sicuramente quello di coinvolgere i genitori e di incontrarli è importante. Così come è importante, l'abbiamo anche vissuto sulla nostra pelle, quella di rinunciare a una squadra vincente, un allenatore vincente, perché aveva delle idee che andavano in contrasto con la società Crocette, che vuol dire far giocare tutti, non perdere ragazzi per strada. Questa aveva la filosofia di dire: io voglio i più bravi delle quattro squadre che ci sono perché voglio vincere e gli altri li lascio perdere. E è andato in un'altra società e non ci ha fatto dispiacere, anche ho vinto un titolo, ma sinceramente ce ne può importare di meno, perché credo che alla fine il lavoro che stiamo facendo, che abbiamo fatto quattro squadre in un anno per farli giocare tutti, non abbiamo vinto il titolo, ma abbiamo ancora tutti i ragazzi che vanno avanti nelle squadre di maggiore età. Io credo che è un progetto di una società che fa sport di base, anche perché noi i campionati abbiamo fatto l'esperimento negli anni 90 di andare in alto, poi dopo si cade molto pesantemente in basso, credo che non ci siano più le condizioni per farlo. E ovviamente è pesantissimo quello che hai detto, abbiamo provato a fare qualcosa, ma diventa sempre più necessario farlo. Purtroppo nelle società trovare dei dirigenti che hanno il tempo da dedicare è sempre più difficile. Sono 3.000 impegni, i genitori si coinvolgono, ma anche lì è difficile perché molti considerano la società sportiva tipo un parcheggio ed è difficile anche coinvolgere, però in effetti va spiegato loro. Un anno l'abbiamo fatto perché c'era un dirigente che aveva questa voglia, gli ha presentato all'inizio dell'anno le statistiche di tutto quello che hanno fatto i ragazzi nell'anno precedente, come ore di presenza in palestra, sul campo, quanti istruttori c'erano, e per alla fine dimostrare che un percorso formativo, che è anche sicuramente educativo, perché lo sport sicuramente si deve sostituire alla scuola e spesso alle famiglie per far crescere i ragazzi, per dimostrare che alla fine avevano speso una quota veramente quasi ridicola giornaliera per mettere i loro figli in condizione di crescere, perché spesso vengono attratti dal calcio molti, dove spendono un fracco di soldi e alla fine hanno in molti casi degli esempi pessimi dall'ambiente. Diciamo che non so se i genitori del calcio sono particolari, ma non credo, ma sentire dire a un ragazzo spacca una gamba a quell'altro dalla rete, urlare, credo che sia... Succede un po' in tutti gli sport. Sì, un po' meno da noi, un po' meno, per fortuna, forse perché non abbiamo questo contatto fisico, anche se qualche volta capita, però in effetti diciamo che è un impegno enorme e cercare di fare tutte queste cose è veramente complesso. Però, e poi tra l'altro... Se il progetto è, diciamo, la crescita verso le famiglie, no? Cioè, la presa sulle famiglie, che non ci considerano più un baby parking, certo. Probabilmente l'impegno deve andare di lì, di più,
Non so se rendo l'idea. Sì, sì, certo. Cioè, certo. Non basta più parlare, fare la parent school, gli incontri annuali, la festa delle torte, la presentazione di tutta l'attività, probabilmente con i genitori. Il dirigente di squadra non è più solo quello che ha la borsa con i cartellini e organizza la trasferta, diventa, scusate se uso dei termini sempre un po' sovietici, ma il commissario politico. Cioè, diventa l'interprete della società lì, perché porta avanti l'idea della società. È un fatto di priorità, secondo me, perché proprio perché c'è poco tempo e tanto casino, probabilmente dobbiamo battezzare quali sono le priorità. Certo. Credo la comunicazione, l'educazione, i genitori. Il nostro humus sono le famiglie. Certo. E la scelta comunque dei tecnici, degli allenatori istruttori è fondamentale, perché sono loro che sono a contatto con i ragazzi e con i genitori, più che i dirigenti sportivi, che hanno anche altre cose da fare, ma poi alla fine vedono quello tutti i giorni. La società, in quel momento l'allenatore è la società. Piaccia o no, è lui la società, quindi è lui capace di gasarli, è lui capace di educarli, è lui... Allora capite bene quanto diventa importante. Certo. E comunque sicuramente anche i mezzi, i nuovi mezzi, io ho sul mio Facebook l'invito al torneo di Salabaganza che è in agosto già da 3 mesi. Esatto, vedi che... Cerchiamo sempre di anticipare le cose. No, sono contento perché l'amico Gianni qui ha già detto tutto, quindi io sarò molto breve, ma ritengo che ci siano delle cose che sono determinanti, perché il fatto di parcheggiare i figli per molti genitori è una prassi molto molto abituale in questo periodo. Hanno l'attenuante che entrambi lavorano, che il sabato e la domenica hanno bisogno di distrarsi un momentino da quello che sono le peripezie di tutti i giorni, e sono sicuri, fra l'altro, si spera che il figlio sia in una situazione di protezione da parte della società che lo gestisce praticamente, e quindi questa è una difficoltà. Si cerca di superarla come? Facendo sentire il genitore parte integrante di questa società sportiva, è fondamentale la sua presenza, no? Lo si coinvolge, il risultato lo si ottiene assieme, il momento così di collaborazione lo si vede magari quando si creano dei tornei che, partendo dalle 6 squadre, sono arrivate nel caso nostro a 42, e ci siamo fermati lì perché gli spazi non ci permettono di andare oltre. Quindi, e poi diciamo che man mano si va avanti nel tempo, anche le stesse, lo stesso comune si rende conto che forse l'investimento è giusto. Il sindaco qui presente ricorda sempre che qualche tempo fa, 2 o 3 anni fa, forse un po' di più, quando era assessore allo sport, venne creato il primo campo da baseball. La sua paura era che sarebbe diventato un campo da calcio oppure per piantarci le patate. Da allora è arrivato il secondo, e devo così congratularmi con il sindaco che adesso c'è anche il terzo. E non è facile in un paese piccolo come Sala avere 3 campi da baseball, che normalmente sono sempre pieni, quindi si vede che l'utilizzo, l'investimento fatto dal comune non è stato perso, anzi, nel nostro piccolo abbiamo circa 200 atleti, che per una realtà così locale non è, penso, poco. Ogni tanto otteniamo anche qualche risultato, la famosa ciliegina sulla torta ci vuole, perché altrimenti... Ragazze l'anno scorso. Ecco, sì, l'anno scorso le ragazze hanno vinto il titolo italiano, quindi visto che sono solo 3 o 4 anni che abbiamo inserito il softball, quindi lo sport femminile, diciamo, del baseball, ha dato un'enorme soddisfazione. Quindi io mi auguro di poter proseguire in questo caso, anche se purtroppo da parte dello Stato non sempre c'è un grosso aiuto. Non è polemica, però era uscito un bando da parte dello Stato dove veniva investito 1 milione di euro per le società sportive che potevano presentare qualcosa di valido, no? Un progetto per migliorare gli impianti, eccetera. La Regione Veneto lo ha bocciato. Che è stato, ha fatto ricorso alla esatto. Costituzione. Comunque qualcuno ha pensato bene così di buttare tutte le ortiche.
e questo non è che incoraggi molto le cose, però insomma ci siamo, continueremo ad esistere insomma nell'ambito del possibile. Tu ti riconosci in un percorso di questo tipo? Fondamentale, è fondamentale, anche perché i risultati poi lo dimostrano. Il coinvolgimento è fondamentale, bisogna avere gli stessi obiettivi, l'educazione dei figli, perché è inutile, sembrano frasi fatte, no? Ma la prima scuola di ogni bambino è la famiglia e di lì si parte per le altre scuole. Ci sono le scuole elementari, che però noi vediamo bene che non esiste neanche più l'ora di ginnastica, per così dire. Quindi, quando ero piccolo io, l'educazione fisica era una delle materie che veniva insegnata. Anch'io ho avuto del chicca quando facevo liti, quindi parliamo di qualcuno che ha lasciato un segno, no? Però ora è tutto dimenticato. Probabilmente, finché esisterà il volontariato, le cose andranno avanti lo stesso, insomma. Sì, ecco, in questo secondo me l'unica osservazione, no, sulle famiglie, tu dici proviamo a coinvolgerli, no, sempre di più. Io credo che secondo me deve diventare proprio il punto globale. Voi fate, ho visto il torneo, le feste, le cene, le robe, no, d'estate, sopra, cioè, io seguo perché è la mia crescita professionale, cerco di trarla sia dagli esempi da Toronto piuttosto che New York, ma anche da Sala Baganza piuttosto che Collecchio, insomma, non è che ognuno lo rapporti, no, a un certo periodo. Io vedo che voi fate tantissime cose, probabilmente il tema futuro è, bene, come metterle a sistema, come fare ancora più presa sul sistema familiare e globale della mia città? Non è un consiglio, è neanche un'osservazione. No, sta cambiando tutto, no? La comunicazione ormai sì, non è più cartacea. Tu dici male, esatto. E le famiglie dici, ma sì, al sabato e la domenica tirano anche il fiato. Perché certo. Poi, no, anche qui, secondo me, il concetto è, ma non posso essere io il momento di aggregazione. Sì. Ma infatti capita spesso e volentieri, domenica ad esempio, non questa, quella precedente, c'era una finale di mini baseball, perché finalmente anche lì siamo riusciti, dopo tanta fatica, a far giocare anche bambini di 4-5 anni, altrimenti poi quando arrivavano e venivano carpiti, fra virgolette, da altri sport, adesso c'è anche per noi questa possibilità, no? E al di fuori di quello che sono i campionati nazionali, però noi abbiamo un campionato Parma e dintorni che è meraviglioso, e quindi assistere a tutti. Vedo quello che fa Bellacini, no? La scuola, quella è la scuola di baseball, che non è una cosa semplice neanche quella, perché non è che ce ne siano molte, e quindi, ma Parma ad esempio nel baseball per lo sport ha aperto molte porte, ha abbattuto diverse barriere, no? Perché ognuno guardava il proprio piccolo orto. Se riusciamo a vedere il latifondo, forse riusciamo a ottenere più risultati, ecco. E quindi. Grazie. Enrica. C'era anche qualcun altro? No. Lui? C'era qualcuno? No. Dunque, in ordine sparso, perché con Roberto abbiamo collaborato alcuni anni, quindi hai presentato un modello talmente complesso e talmente polifunzionale che somiglia tantissimo a quello di un ente di promozione sportiva, no? Ci sono tutte le funzioni e tutte le attività. Alcune osservazioni l'hai detta tu, una alla fine molto importante, quella qualità dei tecnici, qualità degli allenatori, che è poi qualità degli educatori. E questo è un tema centrale anche per gli enti di promozione sportiva, quindi come costruire dei percorsi educativi, li si costruisce quasi esclusivamente con persone formate che diventano del tutto degli educatori. Ci aggiungo, perché è un tema che anche al nostro interno è molto pressante, quello della qualità anche degli organismi dirigenti. Noi adesso ci stiamo ponendo anche tutto un problema di sostituzione, no, futura della classe dirigente. Fra 3 anni andiamo ad un cambiamento complessivo, no, nostro, e la nostra principale preoccupazione è quella di crescere dei giovani, delle nuove leve, che sono sempre più spesso anche figure molto più competenti di noi, no? Non me ne voglia, c'è qui anche il mio presidente di Lega Calcio, è ovvio che per noi un giovane si avvicina
per lavorare al giorno d'oggi e magari meno per far volontariato, ci stiamo ponendo il problema di come fare a delle costruire delle figure che magari si avvicinano a noi per lavorare, ma poi possono anche essere sempre più convinti di una loro funzione sociale, quindi anche di assumere delle funzioni complesse. Non lo devo dire a Sala Baganza, perché Sala Baganza è un'amministrazione che dal punto di vista della crescita del territorio, anche sotto l'aspetto sportivo, è da esempio. Parlavamo prima io e te delle difficoltà, noi come UISP abbiamo costituito, grazie a un tuo stimolo, questa associazione sportiva dilettantistica per la gestione dei campi steward. Ti stavo raccontando delle difficoltà che ci sono ad andare avanti. Allora, se un'amministrazione convinta ci crede, si lavora bene. Quando ci sono delle difficoltà, senza andare addosso a nessuno, io sto parlando di Parma, è molto difficile anche come società sportiva, in questo caso che rappresentiamo, portare avanti delle attività, portare avanti delle azioni e portare avanti uno sviluppo. Quindi il rapporto con le pubbliche amministrazioni è fondamentale. Voi vi state anche ponendo il problema di far crescere le società, di fatto, cioè, noi, essere capaci di... Assolutamente. Allora, la nostra funzione è quella, noi abbiamo soci individuali, ma noi abbiamo tutta una importantissima attività e devo dire che grazie a quella teniamo nel grande numero dei tesserati di erogare servizi alle società, che sono servizi di natura assicurativa, amministrativa, ma sono anche servizi appunto di natura formativa, di natura progettuale e non solo. Quindi si rivolgono a noi quelle società che si avvicinano perché credono nei nostri valori. Voi sapete che noi siamo quelli dello sport per tutti, no? Questa è una filosofia che portiamo avanti da tantissimi anni, ma in questo modo portiamo avanti anche dei servizi del tutto appunto dedicati alle società. Ultima cosa, il ruolo educativo dell'ente di promozione sportiva. In questi giorni, tristemente sui giornali, per gli insulti razzisti tra due nostre società sportive, la Paz e il San Leonardo, l'altra sera abbiamo trascorso circa 3 ore intorno a un tavolo, dirigenti UISP con dirigenti e giocatori delle due società, nel ruolo molto difficile anche in questo caso di educazione di adulti verso altri adulti, e devo dire che anche su questo, per quello dicevo, è importante la qualità dei dirigenti, perché non è semplice superare nello sport, in questo caso l'esempio è il calcio, che è uno sport meraviglioso, secondo me noi l'abbiamo fatto veicolo di valori positivi, però dall'altra parte può diventare l'estremizzazione, l'esasperazione delle frustrazioni, lo sappiamo. Quindi l'abbiamo fatto con i più piccoli, no? Se vi ricordate, sì. Lasciateci giocare, esatto, in un'altra serie di situazioni. Cioè, però è la società poi alla fine, l'ente, il comitato, diciamo, crea una mentalità, la società poi la applica. Uh-huh. E questo diventa fondamentale, così come una società poi deve essere in grado, magari attraverso la collaborazione, questo per le federazioni purtroppo avviene poco, ma non solo a Parma, in tutta Italia, deve essere anche in grado di progettare attività, cioè che una società che è il baseball diventi capace di progettare l'attività di camminate, il piede, cioè, no, di realizzare una serie di attività che poi va a cogestire, magari con l'ente, magari con l'amministrazione, no? E diventa poi il modo di finanziarsi. E poi è una valorizzazione. Non è per lavorare in nero nel campo la gente, cioè diventa volontariato nel campo, ma diventa anche in modo che io da lì poi faccio delle attività e mi finanzio con quelle. Cioè, è una valorizzazione di tutta la comunità, quindi se non si rimane nello stretto ambito proprio della propria disciplina e si è capaci di andare al di là di questo. Si è capaci di tutto, tra virgolette, sì. Ma non solo, se alla fine sono credibile. Poi il genitore è il primo che all'azienda, dove magari è direttore commerciale, dice gli diamo una mano. Poi ci sarà sempre quello che vuole la porcheriola piccolina, non lo so, ma è un altro discorso già, no? Però se sono credibile il genitore, l'amministrazione,
Cioè, ognuno è il mio primo comunicatore, però devo essere credibile. Se non sono credibile, se sono la squadra degli amici del bar, quattro amici del bar, va bene, eh? Cioè, rispetto totale, perché? Perché giocano, si divertono, fanno c'era anche la squadra mia aziendale che ha fatto il campionato WIRD di calcetto, poi, non so, ha perso quasi tutte le partite, poi si è sciolta da sola, ma rispetto, perché era bello, andavano a giocare, facevano no, eh? Avevamo fatto le magliette, insomma, le avevano estorte, però alla fine invece è la società territoriale che è quella destinata poi a fare, e poi alla fine intercetta azienda, perché, ma se io devo investire tra chi fa la serie X e chi invece sul territorio è riconosciuto come il promotore della crescita umana, mille volte, cioè, ma c'è un'uscita in TV, cioè quanto vale oggi un'uscita in TV? Ve lo dico io, zero. Rai Sport o altre robe, zero no, ma c'è tutte, c'è 24 ore al giorno di programmazione. Quanto vale il fatto che io sia credibile per il mio territorio? Tantissimo. Il problema è farlo capire, bisognerebbe poi parlare alle aziende, bisognerebbe, no, l'unione, bisognerebbe i commercianti, cioè, quanto sviluppano i miei ragazzi di economia vera? Dove vanno a comprare la roba? Cosa fanno? Come si muovono? Cioè, lì bisogna mettersi lì, avere uno o due che pensano a come poi attivare la nostra potenza. Cioè, la Baganza è una potenza, la Crocetta è una potenza, no? Tante società qui poi non è, hanno una potenza, sprigioniamola. Ma non ci sfila nessuno, all'inizio non ci sfilerà nessuno, poi vediamo. Sono interlocutore paritario, non è che voglio vendere le pentole e fare l'imbonitore. Tra l'altro, lì c'è la mia mail, stiamo in contatto, sono io, intanto che ringrazio voi di avermi chiamato, il sindaco, l'assessore, Paolo. Per me è crescita anche per me, non, anche perché il confronto mi fa capire se sto dicendo delle sciocchezze o delle cose sensate. Volevo dire che secondo me sicuramente in quest'epoca così veloce, di questi cambiamenti così veloci, la formazione è molto importante, proprio perché è difficile arrivare da soli a tenere il passo dei tempi, ma questo in tutti i campi, nel campo professionale e ovviamente anche nel campo sportivo. Cosa appunto che ti volevo chiedere era, dai tuoi studi, qual è il ritorno per le aziende che credono nello sport, soprattutto nello sport, come dicevi tu, territoriale? Perché alle volte io credo che sia importante anche proporsi, spiegando bene anche i vantaggi di chi sceglie quel tipo di investimento rispetto a un altro. Poi ti volevo chiedere come vedi la dinamica in generale del volontariato, nel senso che anche qui, tornando al discorso dei tempi attuali, io vedo, partendo da me, ma credo che sia così per tutti, che il lavoro diventa sempre più assorbente. Gli orari non esistono praticamente più, nel senso che si è a disposizione e spesso, questa è una cosa che sento dire un po' da tutti, al mattino si arriva in ufficio con delle idee, dei propositi di cose da fare, la giornata li cambia in corsa e però bisogna fare tutto. Quindi ti chiedevo se esiste in giro già qualche esempio di volontariato retribuito, come lo vedi, cosa ne pensi, se è una prospettiva, una possibilità o meno. Io parto da una domanda che non hai fatto, ma che può essere utile rispondere. Cioè, lui dice, Roberto dice, sì, vabbè, dobbiamo essere capaci di diventare territorialmente leadership, no? Leader. Bene, vieni tu, caro Ghiretti, vieni qui e diventa leadership, no? Beh, attenzione, secondo me è ora di cominciare a studiare anche i consorzi di società. Io vi ho fatto l'esempio della scuola di pallavolo Anderlini, un esempio clamoroso, di un successo travolgente. Guardate il sito, è veramente interessante. Fanno camp, fanno robe, fanno una miriade di prodotti che poi sono funzionali alle famiglie. I tornei, c'è cioè, Winter Cup, Summer Cup, gli educational addirittura per le famiglie, cioè, ed è un consorzio di 40 società, cioè, non è che dobbiamo domani consorziare,
però certe cose da soli la caviamo mica. Se ognuno poi mantiene la sua identità, però certi passaggi sono resi consortili. E questo è un passaggio. Due, l'azienda. L'azienda secondo me guadagna straordinariamente, perché se ha la fortuna di trovare una società che è capace di comunicare, quindi che sa tenere i rapporti col giornalista locale, con la TV, con le robe, che intanto comunque esce, no? Diciamo sui mezzi classici, e dall'altra parte sa usare bene i nuovi mezzi, cioè interpreta benissimo il ruolo di piccolo, di microeditore, perché è un microeditore, intanto si rende visibile. Ma il guadagno vero qual è? Che si associa a un sistema valoriale. Cioè, non mi interessa il cartello, mi interessa il fatto che io sono parte integrante di un sistema sociale di crescita del mio territorio, fatto di valori, fatto di educazione, fatto di cose belle. Poi ci sarà sempre l'episodio negativo dello sclerato o del quello che gli scappano, no? O del genitore che va a re-educational, no? Lo mandiamo a re-educational channel, ma questo fa parte della quotidianità, appunto, quello che dicevi, no? Poi c'è sempre l'imprevisto, la scheggia impazzita. Ma io sono parte integrante di un sistema valoriale di crescita. Quanto vale? Io che sono un'azienda che vuole essere sana, no? Che vuole vendere, che punta sulla qualità, perché poi oggi io faccio il piccolo imprenditore, insomma. C'è rimasto il rischio di impresa, non so, credo anche Corrado, credo qualche imprenditore qui presente, piccolo, medio, no? Alla fine ti è rimasto il rischio di impresa, peccato che hai perso l'utile di impresa, nel senso che non fai più utili. E sei fortunato e dici, oh che bello, non licenzio nessuno, stiamo a galla, cresciamo un po'. Perché oggi questo è il mercato, non lo so, insomma, ripeto, qui c'è qualche imprenditore, credo che più o meno, se non è zuppe, è pambagnato. Quindi oggi, no, l'azienda, allora in questo momento cos'è che poi fa la differenza? I valori. Cos'è che fa la differenza? La mia capacità di comunicare. Cos'è che fa la differenza? Che al mio territorio rendo quello che ricevo. La partita è tutta lì, Non è il mio cartello. Magari faccio appunto ascensori, vendo più ascensori se metto il cartello al coso, o vendo più appartamenti, non credo proprio. Divento parte integrante di un sistema educativo in cui magari, siccome che a mia volta mi rendo credibile, vendo poi gli ascensori e il resto. Ma acquisisco credito territoriale a mia volta, cioè sposo il bello della situazione. La terza è il volontariato. E dobbiamo allargare la cerchia. Io le ho detto all'inizio, perché siamo volontari? Io stesso, io faccio il dirigente di Special Olympics, che sapete che è lo sport dei down, no? E perché devo rendere qualche cosa a quello che ho avuto, alla fortuna, un culo sfacciato, scusate l'espressione, ma me la passate, di fare nella vita quello che mi piaceva. Quindi devo rendere sia avendo un'azienda eticamente corretta, che non fa porcherie, o perlomeno cerca di starci lontano, devo avere la forza di far lavorare della gente, devo avere la forza di rendere un pochino di volontariato, è normale per me, però perché? Perché ho avuto un'educazione di un certo tipo, eccetera, eccetera. Oggi tutto questo è già un po' più complicato, però si è volontari per realizzare se stessi realizzando i bisogni degli altri. Il problema è, anche qui, come dialoghiamo su questo tema con i componenti della società? Tutto è dovuto, i genitori tutto è dovuto, gli atleti tutto è dovuto, no? I ragazzini tutto è dovuto, gli allenatori di più. Alt. Poi è ovvio che il volontariato deve trovare un modo di convivere con un semivolontariato. Quindi da una parte esaltare il volontariato. Quando dico il volontariato dialoga da pari a pari con la politica, è vero, è ineludibile questo. E il primo che lo capisce, secondo me, è avvantaggiato. Però da una parte tutelo, riconosco e aiuto il volontariato con servizi, con stimoli, con opportunità, con progetti, no? Dall'altra parte, secondo me,
il volontariato deve cominciare a pensare che esiste anche la condizione, mi dicevano questi ragazzi della scuola Anderlini, ripeto, è un fenomeno, quindi prendiamolo per quello che vale, però mi diceva che hanno stabilizzato 6 ragazzi, non a progetto, stabilizzati, con 1000 euro al mese, ma stabilizzati. Allora, che ci sia anime differenti che convivono all'interno della società, ci può stare nel momento in cui la chiarezza è sovrana, per cui per certi ruoli o per certe situazioni o per certe tipologie di età o per certe quantità di impegni, no? Ci sarà un sistema di semivolontariato perché l'impegno economico mi consente poi di riconoscere qualche risorsa, e ci sarà chi invece resta volontario puro. Realizzo me stesso realizzando i bisogni degli altri, non solo. Realizzo, interrompo il circolo virtuoso casa lavoro. Il Papa a luglio, ad agosto, ricevendo la nazionale di calcio, ha detto una cosa, infatti ho baciato il televisore, che io sostengo da 20 anni, quindi mi fa piacere che lo dica il Papa. Magari lo diceva anche lui 20 anni fa, però lo dico da 20 anni. Esiste il volontariato professionale, cioè un volontariato che, posto che nessuno mi è obbligato di fare, do il meglio di me perché appunto mi realizzo e quindi darò un'ora, ma quell'ora è di alta qualità, per quello poi dopo, e quindi metto professionalità, ed esiste un professionismo, cioè chi ha la fortuna, come me, come altri, di aver vissuto da professionista, diciamo, il proprio circuito di vita, deve rendere e deve avere uno spirito però di volontario. Allora, se queste due scille cariddi riusciamo a farli combaciare, io credo che esista la possibilità di un semivolontariato o anche di un piccolo impegno professionale. Molte volte lo si usa per i tecnici perché non si può. Il problema è capire quando è indispensabile e come è indispensabile. Se diventa diamoci uno stipendio, auguri, no. Se diventa per questa figura ho bisogno di una figura a tempo pieno, non può essere il pensionato che o il genitore che se la società è in grado, come business plan, scusate se uso sempre parole no inglesi, ma rendono idea, come piano dei conti, di reggere questo, perché questo mi consente poi di introitare di più e quindi di dare un miglior servizio, sì, se devo avere una figura a tempo pieno per gestire l'impianto, che lo sappia far funzionare, non solo per le docce, l'acqua e la pulizia, ma per lo sviluppo, beh, ci sta. Il problema è quanto l'impianto dà a me in termini di credito sociale e anche di economicità. Non so se c'è spazio ancora per qualche cosa, no? Perché vedo tutti esausti. Lasciamo l'ultima parola. No, ma non voglio neanche che sia l'ultima parola, per carità, ma io come preoccupazione ho questa sull'educazione. Allora, vabbè, le società sportive devono riuscire a stare in piedi, a vivere effettivamente, l'ha detto prima, cioè le amministrazioni hanno sempre meno risorse, cerchiamo, siamo riusciti ad aggiungere impianti anche in questi ultimi anni, non so neanche come abbiamo fatto, adesso si scherza, ma veramente quando le società lavorano in un certo modo e muovono tanti ragazzi, anche adulti, perché poi effettivamente loro riescono anche a far muovere le famiglie, eccetera, è giusto cercare di fare il massimo per impegnarsi. Cerchiamo di mantenere i nostri impianti, insomma, che sono una grande risorsa. A Sala Baganza non abbiamo fatto tutto noi e non è mica nato ieri. Sono partiti da molto lontano, chi ci ha preceduto ha visto lontano, ci ha creduto, e abbiamo una tradizione e via via ciascuno ha aggiunto il proprio pezzo. Detto questo, dico, la mia preoccupazione sono i genitori e gli allenatori. Perché? Perché secondo me sono, dato per scontato che i dirigenti sono
quelli che conosciamo noi, tutte delle ottime persone, che si danno da fare, che si impegnano, che ci mettono l'anima e anche un po' di risorse, le altre figure sono quelle che veramente possono, secondo me, fare la differenza. Sul livello educativo, che ritengo per me la cosa più importante. Allora, poi mi interessa, ci credo che lo sport faccia bene, che ci faccia star meglio, quindi che serva per la salute, per tutto quanto. Però, secondo me, la cosa a cui io tengo di più è dare un'educazione ai nostri ragazzi. Perché, come diceva prima il Presidente, ha detto una grande verità, è partendo da lì che domani questi ragazzi saranno gli adulti, e se imparano adesso a stare insieme, a rispettarsi, lo faranno anche domani, e quindi lo imparano lì, e magari saranno anche dei bravi sponsor. Condivido assolutamente questa visione dello sponsor. In effetti non è che il giorno dopo Cavazzini vende più appartamenti, però sicuramente può essere quella persona che uno dice, insomma, è una persona seria, affidabile, ritengo che anche come costruttore possa essere una persona seria, affidabile. Cioè, credo, adesso ho fatto il suo esempio perché qua davanti, insomma, ce ne sono altri, e credo che questo sia. Allora, credo che qualcosa abbiamo imparato confrontandoci. Una sollecitazione davvero che faccio alle società sportive è questa, di stare attenti a chi scelgono. La riunione obbligatoria con i genitori, mi piacerebbe sapere come si può fare per renderla obbligatoria. Perché noi abbiamo provato, no, a promuovere un qualche incontro con i genitori, chiamandoli per vedere insieme con le società sportive, per vedere, arriviamo a 10? Ecco. Allora, tre cose. Uno, mi ho dimenticato di dirlo prima, non demonizziamo il calcio. Il calcio è lo sport più facile e più immediato ed è comunque lo sport su cui dobbiamo sempre confrontarci, perché è lo sport di tutti e per tutti, quello più semplice, in cui anche chi gioca un altro sport, e poi due calci al pallone, vi parla uno che non è proprio appassionato, no? Fate vedere Roma-Atalanta sabato sera, momenti in dormento, ma per colpa mia, perché non riesce a piacermi da sempre. Però attenzione, non demonizzatelo. Demonizziamo gli estremi, cioè appunto la fabbrica dei campioni, ma ci sono anche società di pallavolo, di baseball, di altro, che poi si spacciano per quello che non. Quindi calcio è il calcio, gioca la sua partita, noi giochiamo, anzi certe cose possiamo farle insieme. Due, al comune suggerisco, se posso, una spesa selettiva, cioè abbiamo fatto tante cose, grazie a una lungimiranza politica, dicendo i ragazzi li portiamo, cioè Don Bosco alla fine li portava all'oratorio, cioè pensavo l'altro giorno, ero a Milano, ho visto l'oratorio di fianco alla stazione, Parma vicino alla stazione, a Roma è attaccato a via Marsala alla stazione, con la faccenda, li metteva nei luoghi, c'era un luogo e giocava. E comunque, bene o male, con qualche stortura, però quante migliaia di ragazzi sono cresciuti così, no? Oggi lo sport è questo, oltretutto con gli oratori che ogni tanto zoppicchiano, perché insomma, non c'è la stessa frequentazione, o perlomeno insomma, va a macchia di leopardo, dipende dal prete, dipende da tanti particolari, no? Insomma, la società diventa il centro educativo, cioè i luoghi educativi sono le società sportive. Quindi, secondo me, cominciamo a fare spesa selettiva, cioè qual è il progetto di queste società? Perché magari scopriamo che possiamo aiutarli a fare questo, questo e questo. Non solo, la scuola per i genitori, ma non vengono. Bene, vuoi che tuo figlio giochi, tre volte l'anno devi venire. No, sta a casa. O è figlio di nessuno, allora ci pensiamo noi. O è figlio di genitori
non A e B, ma madre e padre, e, no? o padre acquisito, madre acquisita, famiglie allargate, cioè non è questo il problema, ma o è figlio di A e B o è figlio di qualcuno. Se è figlio di qualcuno, quel qualcuno deve partecipare con noi alla crescita del ragazzo. Non vengono, non giocano. Vanno in un'altra società che li prende a braccia aperte. Però perdono noi, che è perdere tutto. Cioè, è questo secondo me. Se anche un anno una società va a picco e perde 30 tesserati, 40 tesserati, che ce frega? Poi è sgradevole dirlo, eh? E la ultima considerazione è proprio questa. Ci sono oggi, con la crisi, con tutto, famiglie che non si possono neanche più permettere la pratica dei ragazzi. E sapete bene che una famiglia si priva, il babbo e la mamma, a meno che non siano sconsiderati, di tutto, per, no? Comunque per i figli c'è qualche cosa. Questi tempi moderni, che io amo sempre meno, ma sono quelli che viviamo. Il fatto che noi normalmente, no, chi non ce la fa, lo prendiamo per mano e lo portiamo avanti, perché sentendo un po' di società, secondo me anche qui non credo che sia molto diverso, il fatto che anche noi no, deve diventare uno dei nostri progetti, uno dei nostri prodotti da condividere con l'amministrazione, da condividere con le aziende. Io ho fatto l'esempio, guardate il web, Sport Senza Frontiere. Addirittura loro lo fanno anche sui Rom, sul Co, cioè una roba proprio tipica di Roma e insomma forte, anche troppo forte se posso dire. Però alla fine poi sono aiutati in questo, mettono lo psicologo, mettono l'educatore, ne inseriscono 5 alla volta. Noi sono cose che facciamo normalmente, eh? E non ce li ho. Poi dici vai via, vai a giocare. Io mando via il genitore che non si fa vivo, non quello che poveretto non ce la fa. Allora, anche questo diventa poi una delle cose in cui possiamo chiedere aiuto. Io credo che un'azienda su un percorso del genere si riconosca, se abbiamo creato il tessuto. Quindi vedete che alla fine la socialità è la nostra salvezza, perché o siamo sociali o non siamo niente. Allora, all'amministrazione farà spese selettive anche sull'integrazione. L'UISP sarà pronta con le parent school, le family school, no? Noi saremo pronti col fare una serie di progetti in cui le famiglie si ritrovano. E ce frega se perdiamo il campionato. Noi giochiamo un'altra partita, che è quella della vita. Io vi garantisco che però poi si vince anche il campionato. Ci vorrà 2 anni in più, 3 anni in più, ma è normale, perché cresce la società, cresce tutto, cresce l'ambiente, cresce anche la tecnicità. Non cresce la società, sei sempre in balia dell'allenatore Tizio, del dirigente Caio, del genitore Sempronio e della gente che dice ma sì, sono quelli Oscar Wilde, no? Il rugby era un buon modo per tenere 22 manigoldi fuori dalla città il sabato pomeriggio. Quindi, con tutto il rispetto che ho per Oscar Wilde. Grazie a tutti e buonasera. Io non voglio mica rubarmi la funzione di questo microfono.